Vedete sopra l'icona nel vostro schermo l'icona della chat, con una specie di fumetto, dove per agevolare il dibattito conclusivo che faremo a fine convegno è possibile anticipare, prenotarsi con una domanda, scrivendo il nome, cognome e in due parole l'argomento della domanda e possibilmente il relatore al quale si vuole rivolgere la domanda. Ringrazio di cuore innanzitutto la dottoressa Cafiero per la sua partecipazione al convegno, dirigente dell'Ufficio Agricoltura Biologica del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'ente che ha promosso, finanziato e seguito il progetto Biodurum di cui oggi trattiamo. Quindi nel ringraziare lei, dottoressa, e anche il Ministero, a nome di tutti i partner del progetto e i partecipanti al convegno, la invito a introdurre appunto questo con il suo intervento di saluto. Grazie, la parola alla dottoressa Cafiero. Grazie mille, buongiorno a tutti. Sono onorata di fare l'introduzione a questo convegno. Saluto in particolare il direttore del CREA, il professor Pecchioni e il coordinatore del progetto Massimo Palumbo. Ho sentito con grande soddisfazione che a questo convegno sono iscritti ben 200 partecipanti. Quindi con grande piacere darò alcune notizie relative all'impegno che il Ministero sta assumendo nell'ambito del settore biologico. Devo dire che il nostro è un settore che sta ricevendo una notevole attenzione e sta ricevendo anche maggiori risorse economico-finanziarie. Noi, come è stato detto nella brevissima introduzione, abbiamo finanziato Biodurum, che riguarda un comparto molto rilevante per l'agricoltura biologica italiana, perché sappiamo che in Italia sono destinate a frumento duro biologico circa 140.000 ettari, di cui circa 25.000 sono in conversione, e questo ha determinato nel biennio 2018-2019 un incremento del frumento duro biologico del 6,5%. Quindi è un settore importante anche perché è alla base di tante eccellenze del Made in Italy, come la pasta. Però la ricerca e le risorse assegnate alla ricerca sono state implementate dal governo e quindi abbiamo potuto di recente diciamo, mandare alla registrazione, ed è stato registrato dai nostri uffici centrali del bilancio, un nuovo avviso pubblico per la ricerca. Un avviso pubblico di cui colgo l'occasione di parlarne in ogni convegno, perché come il precedente, che ha ricevuto, forse perché non abbastanza pubblicizzato, un numero di domande limitate, questo avviso pubblico invece, del valore di oltre 4 milioni di euro, prevede, in questo mi rivolgo ai presenti in sala, la partecipazione attiva delle aziende agricole. A noi come Ministero, come ha detto la Ministra recentemente in un intervento a Biopen relativo proprio all'agricoltura biologica, non interessano i progetti di ricerca che restano negli archivi ministeriali o nei cassetti dei ricercatori. Noi vogliamo dei progetti che abbiano una diffusione e una valenza positiva per gli agricoltori. In questo senso è stato anche il progetto Biodurum, dove non dimentichiamo, è stato affrontato il tema anche della sostenibilità economica della produzione biologica, perché a noi interessa il metodo di produzione, ma anche che sia sostenibile economicamente e socialmente da parte dei produttori. E in quest'ottica l'indirizzo che dà il Ministero alla ricerca in agricoltura biologica è quello di una ricerca in campo, con la collaborazione delle aziende agricole sin dalla fase di predisposizione del progetto. Questo bando del valore di 4 milioni di euro, 4 milioni e 2, ma sarà possibile anche ampliare le risorse economiche, perché ripeto, ci è stato messo a disposizione dalla legge di bilancio maggiori risorse per il settore, quindi questo dimostra l'attenzione che anche la politica sta dando al settore bio. Sarà possibile ampliare queste risorse se perverranno progetti meritevoli,
Diciamo questo bando è stato firmato l'8 ottobre, è stato da poco ha ricevuto il parere positivo nei nostri uffici centrali di bilancio, attende una registrazione definitiva perché purtroppo le nostre procedure sono sempre complesse e anche lunghe della Corte dei Conti, ma non appena verrà registrato dalla Corte dei Conti ne daremo pubblicazione sul sito del Ministero oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi mi fa piacere, data l'ampia platea, di mettervi a conoscenza di questo nuovo bando, che può essere un'informazione interessante, perché la ricerca deve essere continua. Oggi è un convegno che ci racconta i risultati di Biodurum e quindi seguirò con molta attenzione, perché si tratta comunque di risorse pubbliche che sono state spese per un fine pubblico, però è una ricerca che deve continuare e deve portare al miglioramento delle condizioni, delle condizioni degli agricoltori, altrimenti non sarà una ricerca che raggiunge l'obiettivo che il Ministero si prefigge. Vi volevo dare una breve anticipazione su quelle che sono le tematiche del nuovo bando indicate nell'allegato tecnico e che possono riguardare anche il settore della cerealicoltura, e sono il miglioramento genetico in agricoltura biologica, la riduzione degli input esterni nella produzione biologica, la trasformazione dei prodotti bio, l'agroecologia nell'azienda biologica e anche la meccanizzazione, quindi intesa come individuazione di nuovi macchinari o nuove modalità di utilizzo dei macchinari esistenti. Sottolineo la meccanizzazione perché era una tematica già presente nello scorso bando, ormai diciamo pubblicato nel 2018, e che non ha ricevuto idee, proposte progettuali. Diciamo che lo scorso bando che abbiamo fatto nel 2018, e questa è un'informazione che mi interessa dare anche ai relatori, prevedeva, proprio per dare spazio ai nuovi, di non finanziare quegli enti, tra cui il CREA, ma anche altri enti, che avevano beneficiato nel biennio precedente delle risorse ministeriali. Perché voi sapete che noi come Ministero finanziamo anche il Core Organic, che diciamo sono progetti traslazionali dell'Unione Europea, e quindi avevamo escluso in un certo senso gli esperti della ricerca in biologico per dare spazio ai nuovi. Invece abbiamo ritenuto in questo nuovo bando di registrazione di favorire al massimo la partecipazione di tutti, e quindi non ci saranno diciamo limitazioni alla partecipazione. Poi volevo dire, volevo sottolineare che tutte le attività che noi svolgiamo come ufficio, nonché tutti i progetti che finanziamo, perché appunto abbiamo la possibilità del doppio binario che riguarda sia l'affidamento diretto agli enti vigilati del Ministero, che sono sostanzialmente CREA e SMEA, sia gli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 del 241, sia gli avvisi pubblici, che è una strada che intendiamo, abbiamo iniziato nel 2018, ma intendiamo perseguire con sempre maggiore decisione, perché è la strada che ci garantisce la selezione del progetto più innovativo e valutato dai tecnici del Ministero più idoneo a soddisfare le esigenze degli agricoltori. Diciamo tutte queste notizie e tutti i risultati dei nostri progetti, nonché tutta l'attività che l'ufficio svolge e che è un'attività rilevante perché è punto di contatto con l'Unione Europea per la definizione della normativa comunitaria e anche nazionale di attuazione, la trovate pubblicata sul sito SINAB, che è il Sistema di Informazione Nazionale dell'Agricoltura Biologica. È il nostro osservatorio, è lo strumento attraverso cui noi siamo in grado di monitorare anche la crescita del settore, il numero degli operatori. Non dimentichiamo che noi siamo, come Italia, il primo paese come numero di operatori in Europa, con 80.643 operatori. Di recente è stato presentato, diciamo, il report, che troverete anche su SINAB, sui numeri del bio sostanzialmente, che riguarda i numeri del 2019.
E come vi ho detto, per quanto riguarda il frumento duro, sono 141.129 ettari, di cui 25.000 in conversione, con l'incremento del 6,5%. Tutti questi numeri, nonché tutti gli approfondimenti tematici sulle singole anche colture, li trovate sul SINAB. Colgo l'occasione anche per gli utenti di ricordare che comunque l'ufficio è sempre a disposizione per suggerimenti, per chiarimenti. Abbiamo un'email che si chiama Sportello SINAB, oltre alla email di ufficio pqi1@politicheagricole.it, a cui devo dire numerosi scrivono, chiedono consiglio, assistenza, chiarimenti, e noi siamo ben felici di poter fornire un servizio e delle volte anche suggerimenti, perché ci serve questo colloquio anche con le aziende, con gli imprenditori, per capire le esigenze del settore. In un certo senso ci ispiriamo a questo colloquio anche per definire le tematiche di ricerca che occorre approfondire. Quindi concludo invitandovi a consultare al nostro sito e a contattarci. Grazie. Grazie dottoressa per il suo intervento e anche per le notizie preziose che ha fornito, sia per quanto riguarda il bando in via di pubblicazione e sia per quanto ho detto relativamente ai risultati dei progetti che appunto anche sono sul sito del SINAB, estremamente prezioso. Infatti lo dirò e lo ricorderò anche alla fine del convegno, dove anche i risultati di Biodurm, così come di tante altre ricerche effettuate sul biologico, si trovano sul sito del SINAB, approntato dal Ministero. La ringrazio, saremmo lieti se lei rimanesse, nonostante i suoi impegni istituzionali, a seguire il convegno nel corso della giornata. Ringrazio anche per... Ho programmato le mie attività per restare, grazie. Benissimo, siamo molto lieti. Benissimo, ringrazio anche per la sua presenza e la partecipazione il professor Nicola Pecchioni, il direttore del Centro di Ricerca Cereali Cultura e Cultura Industriale del CREA, che interviene anche egli per un saluto di benvenuto. Nicola, a te la parola. Grazie Massimo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio Massimo per l'invito, ringrazio dottoressa Raffiero per essere presente. Ci siamo visti non più tardi di un mese fa, forse anche meno, quindicina di giorni fa, a un altro convegno importante sul riso biologico. La ringrazio per seguire, diciamo, per tenerci il fiato sul collo, cioè per seguire i nostri progetti, quelli che noi, diciamo, con un soldo pubblico portiamo avanti, per dare, diciamo, degli input al settore che possono essere validi, possono dare una mano al sistema. Quindi la ringrazio ancora. Noi, il nostro impegno c'è, l'impegno del CREA c'è, la squadra del Biodurum ha lavorato con il coordinatore, con le forze dei diversi centri e dei diversi attori, non solo CREA, che hanno partecipato alla ricerca. Per quanto riguarda il nostro centro, vi saluto e vi auguro un buon proseguimento dei lavori, che anch'io seguirò. Faccio solo alcune considerazioni su, diciamo, dove stiamo andando in termini di duro-granicoltura biologica. Ben venga che ci sia, diciamo, un tema di matematica di miglioramento genetico granicoltura specifica, come abbiamo anche inserito il nostro piano triennale della ricerca del centro. Noi dobbiamo non soltanto, diciamo, costituire varietà o aiutare i costitutori privati a fare varietà nuove, ma dobbiamo ragionare come ricercatori su quali sono i temi importanti per il miglioramento genetico della durogranicoltura, che possono essere meno, diciamo, rilevanti quelli, diciamo, quelli della competizione con gli infestanti, magari meno rilevanti rispetto alla resicoltura, ma pur sempre importanti, e anche e soprattutto la qualità, cioè quello che è molto importante, oltre alla competizione con gli infestanti, è dare un grano duro biologico di elevata qualità alla filiera, che sia, diciamo,
che consenta di produrre un prodotto di qualità da export di, diciamo, di livello, diciamo, di livello superiore. Per cui questo si raggiunge anche con la resilienza dell'uso dei nutrienti, cioè con l'efficienza dell'uso dei nutrienti da parte delle varietà di grano duro moderne. Se noi dobbiamo identificare un gruppo di caratteri per il biologico, poi quelli dobbiamo perseguire e quelli dobbiamo utilizzare per produrre le nuove varietà. Quindi sicuramente si parlerà di questo, si parlerà anche di affiancare a questi sforzi di miglioramento genetico anche quelli, diciamo, di soluzioni di processo, quindi soluzioni di processo in campo che consentano di aumentare la precisione degli interventi e quindi di aumentare la sostenibilità nel suo complesso della coltura. Varietà molto efficienti nell'uso dell'azoto, molto efficienti nel competere con gli infestanti, con interventi di processo molto mirati. Unirei a questo anche un po' il mio pallino, dove fosse possibile investigare così le interazioni positive che ci possono essere tra diverse componenti biotiche degli agroecosistemi, perché i sistemi biologici sono più ricchi di componenti biotiche, sono molto più differenziati rispetto ai sistemi convenzionali, sono più semplificati, e si dovrebbe magari cercare di andare a trovare all'interno di queste interazioni tra microrganismi del terreno piuttosto che insetti, piuttosto che altri organismi, diciamo, del sistema culturale, le interazioni positive che possono competere con le interazioni negative e ridurle per portare una produzione comparabile. Non ultimo le rotazioni a sostanza organica, perché non basta l'efficienza dell'uso dell'azoto, ma sicuramente se non incrementiamo il tenore di sostanza organica in ambienti difficili come quelli del meridione, non porteremo a casa del tutto la qualità. Quindi grazie per avermi dato questi 5 minuti di saluto, di queste considerazioni. E vi auguro un buon lavoro, ringrazio ancora, diciamo, chi mi ha invitato, il coordinatore, e ancora l'autoressa Cafiero per il suo intervento. Benissimo, grazie Nicola per il tuo augurio e per i temi che hai accennato, che saranno ripresi nel corso delle relazioni che verranno svolte, sia per quanto riguarda il miglioramento genetico specifico per l'agricoltura biologica, sia per quanto riguarda l'aumento della sostenibilità, le interazioni fra i microrganismi, le componenti biotiche. Gli spunti sono tantissimi. Con la ricerca del progetto Bioduro abbiamo cominciato a lavorarci, sicuramente continueremo in questa strada. Ecco, il convegno di questo pomeriggio rappresenta una tappa importante che giunge a conclusione del progetto Biodurum dal titolo Rafforzamento dei sistemi produttivi del grano duro biologico italiano. È proprio il titolo e il tema che abbiamo voluto dare al convegno. Il progetto infatti ha preso le mosse alla fine del 2016 con il coinvolgimento di soggetti e di competenze diverse per contribuire ad affrontare le priorità individuate dal Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo del Sistema Biologico del 2016. Scusate, faccio partire delle slide. No, prima devo... Dov'è? Condividi desktop. Vedete? Perfetto. Ok. Benissimo. Il progetto, che si articola in 7 VP, work package o pacchetti di lavoro, ma non sto qui a tediarvi per raccontarveli tutti e per non annoiarvi, e 18 azioni, si è proposto di definire percorsi, scusate, eccolo qua, percorsi innovativi per i sistemi cerealicoli biologici, in particolare per quelli meridionali basati sul frumento duro, tentando di dare risposte concrete agli operatori del settore per quanto riguarda in modo particolare il raggiungimento di reddito adeguato
alle aziende della filiera, la qualità reale dei prodotti, la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse. Il partenariato del progetto comprende 4 centri di ricerca del CREA, quello di cerealicoltura e colture industriali con le sue sedi di Foggia e di Acireale, il centro di ricerca di agricoltura e ambiente di Roma, il centro di ricerca di politiche e bioeconomia con le sue sedi di Roma e Palermo, il centro di ricerca di ingegneria e trasformazione agroalimentari di Treviglio, e il prezioso contributo della FIRAB, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica. Ecco, guardando l'avventura entusiasmante di questi 4 anni di lavoro insieme, penso proprio che il progetto Biodurum è stato contraddistinto da alcune caratteristiche che hanno rappresentato dei veri punti di forza del progetto. Innanzitutto il coinvolgimento dei portatori di interesse del settore, a tutti gli attori della filiera, dai sementieri agli agricoltori, alle aziende di trasformazione, ai consumatori, alle associazioni di categoria degli agricoltori o dei trasformatori. E li ha coinvolti in tutte le fasi del progetto, dalla sua ideazione iniziale alla realizzazione e alla disseminazione dei risultati. La dottoressa Cafiero giustamente diceva: non ci interessano i progetti di ricerca che stanno chiusi nel cassetto, e neanche quelli che producono solo alcune pubblicazioni che saranno lette da una decina di scienziati in tutto il mondo. Ci interessano dei progetti che abbiano delle ricadute. Noi abbiamo questa abitudine da sempre di lavorare insieme innanzitutto alle aziende agricole, di lavorare presso le aziende agricole, di coinvolgerle, come è accaduto anche in questa occasione, nelle fasi di ricerca per trovare soluzioni e innovazioni. L'altro aspetto che pensavo è stato particolarmente prezioso in questo progetto è la multidisciplinarietà del partenariato. Ecco, ci sono ricercatori, come sentirete oggi pomeriggio, con estrazione e formazione e specifiche competenze di tipo diverse. Ci sono agronomi, genetisti, economisti agrari, esperti nell'agricoltura digitale, esperti della valutazione della sostenibilità dei sistemi culturali, esperti nel coinvolgimento degli attori della filiera. Ciascuno ha dato il proprio contributo e l'integrazione fra queste competenze è risultata realmente preziosa. E l'altro aspetto che nel corso di questi anni ci ha accompagnato è di un approccio alle tematiche di ricerca assolutamente laico, cioè privo di preconcetti, posizioni ideologiche nella condurre la ricerca, cioè non dovevamo dimostrare nulla di predefinito, volevamo indagare, conoscere per dare risposte agli agricoltori, alla filiera, al settore dell'agricoltura biologica. Ecco, nel periodo 2017-2020 in cui si è svolto il progetto è quindi attivato tutta una rete di aziende pilota per la promozione partecipata dell'innovazione, per condividere innovazioni e criticità anche tramite scambi di conoscenze, e affrontato diverse tematiche che oggi vedremo. Innanzitutto quella di individuare percorsi agronomici innovativi, con particolare riferimento alla diversificazione culturale, tema quanto mai attuale nella politica agricola europea e italiana, ma in grado di tutelare quindi la sostenibilità sia agroambientale che economica e sociale. In secondo luogo, anche se possono sembrare lontani dalle applicazioni pratiche, ma abbiamo visto quanto sono preziose anche per gli agricoltori e per le aziende dove le abbiamo attuate, è quella di valutare e applicare innovazioni di agricoltura digitale e di meccanica agraria. Per esempio la seminatrice di cui si parlerà, che permette di contenere l'impatto delle erbe spontanee infestanti o la messa a punto degli strumenti per la mappatura dei suoli. L'altro aspetto è quello di cui parlava anche Nicola Pecchioni nell'introduzione, quello che riguarda i genotipi. Genotipi significa fare miglioramento genetico per trovare nuovi genotipi adatti all'agricoltura biologica, adatti quindi che siano dotati di resistenza alle malattie, soprattutto dove
è impossibile fare dei trattamenti anticrittogamici con prodotti tradizionali, ma anche rivalutare vecchie popolazioni, le Landrace siciliane, quelle pugliesi, quelle del centro Italia, o i miscugli, che sono stati, così come vi racconterà Pasquale De Vita nella sua relazione, provati in tante aziende e in tante sperimentazioni di campo. Gli altri aspetti riguardano, come già accennava la dottoressa Cafiero, uno strumento per la valutazione oggettiva, scientifica, attendibile della sostenibilità agroambientale, economico e sociale dei sistemi produttivi cerealicoli e delle aziende agricole, sia per come sono attualmente, sia disegnando degli scenari possibili di miglioramento. E infine, proprio perché appunto vogliamo renderci utili sia alle aziende che ai decisori politici, ai decisori istituzionali, cercare di definire indicazioni che possono, di cui si può far tesoro per quanto riguarda poi le scelte di politica agraria in base alle valutazioni di ordine economico, tecnico, sociale e ambientale. Naturalmente oggi non riusciremo per ragioni di tempo a presentare tutte le attività svolte e tutti i risultati ottenuti, però cercheremo di dare nella misura del possibile di presentare alcune suggestioni, di raccontare brevemente i risultati principali, rimandando a chi volesse approfondire gli argomenti trattati alle pubblicazioni scientifiche prodotte, a quelle divulgative, a quelle che saranno pubblicate in futuro, al libro che pensiamo di approntare nelle prossime settimane con i risultati del progetto e ai siti che raccolgono e disseminano le informazioni più dettagliate del progetto, in particolare quello del SINAB, approntato dal Ministero dell'Agricoltura, ma anche quello della FIRAB, la Fondazione Italiana per l'Agricoltura Biologica e Biodinamica, e presso il sito del CREA nella pagina del Centro di Cerealicoltura e Coltura Industriale. Adesso entriamo quindi nel vivo del convegno, dando la parola a Giovanni Daraguccione del CREA Politiche e Bioeconomie, che ci illustra proprio un contesto nel quale ci muoviamo, cioè il contesto produttivo e il mercato del grano duro biologico. A te la parola, Giovanni. Grazie Massimo, buonasera a tutti, ringrazio il coordinatore del progetto che mi ha appena ceduto la parola, ma ringrazio anche i colleghi dei centri di ricerca del CREA con i quali abbiamo lavorato durante questi mesi, questi diciamo 4 anni di progetto. E poi ringrazio anche la FIRAB nelle persone di Luca Colombo, Vincenzo Ritunnano e Francesco Ancona che hanno collaborato attivamente soprattutto nelle indagini di campo per il rilievo dei risultati. La dottoressa Cafiero ha anticipato una parte dei dati che io ora vi mostrerò perché la mia relazione parla dell'analisi di contesto, così come potete vedere dallo schermo, scusate, elimino questa finestra dove si vedeva Massimo, faccio diciamo un riepilogo abbastanza veloce in questa prima relazione introduttiva riguardo il contesto cerealicolo. Faccio una breve premessa che riguarda la possibilità di ottenere dati riguardo al singolo comparto del grano duro, soprattutto a livello mondiale ed europeo, non è facilissimo estrapolare il dato della frazione grano duro nel contesto, perché quasi sempre i dati fanno riferimento o ai cereali in generale o a grano in generale, e sappiamo benissimo che il grano tenero è una delle coltivazioni più praticate tra i cereali, a parte il riso. Detto questo, concentriamoci sul grano duro. A livello nazionale è una produzione certamente rilevante dal punto di vista economico perché rappresenta un valore della produzione di circa 4 miliardi. Vedete, sono i dati del 2016 e 2018. Che incide per circa tra il 15 e il 13% sul totale delle coltivazioni agricole. Per cui è un comparto che anche dal punto di vista strutturale è sicuramente significativo perché
il 30% di questo comparto cerealicolo è rappresentato solo dal grano duro, quindi 1 miliardo e 200 mila euro. Detto questo, in Italia ci sono oltre 200 mila aziende che producono frumento duro, ma di queste entriamo nel dato che riguarda sia l'agricoltura, la durogranicoltura in generale, che l'agricoltura biologica. In Italia abbiamo circa 1.200.000 ettari che producono mediamente circa 4 milioni di tonnellate di frumento. Sappiamo che il fabbisogno nazionale di frumento duro è all'incirca di 6 milioni, quindi l'Italia per soddisfare le proprie industrie di trasformazione necessita di importare almeno 2 milioni di tonnellate l'anno di prodotto. Ma il dato del biologico, come vedete nella parte bassa della tabella, ci dice che attualmente l'incidenza della superficie coltivata è certificata è del 10% circa. Oggi siamo all'11,5 secondo i dati del SINAB. Sono quindi stimiamo, perché lo stimiamo sulla base delle rese che ci dichiarano gli organismi di certificazione, di avere orientativamente 400.000 tonnellate, pari circa al 10% della produzione complessiva di grano duro in Italia. Abbiamo inserito qua in questa tabella tre regioni, non a caso, perché sono le regioni nelle quali è stata effettuata la sperimentazione, sono state effettuate le prove, quindi Basilicata, Sicilia e Puglia, che come vedete nel campo del biologico rappresentano il 70,5% della superficie a grano duro biologico coltivata in Italia. Seguono poi altre regioni importanti come le Marche, la Toscana, la Calabria, che ovviamente sono significative nella coltivazione del grano duro in generale. Questa è, vedete, la produzione a livelli, ai prezzi di base nel 2018, dati estrapolati dalla scheda di settore dell'ISMEA, con le regioni più importanti, più significative per la produzione del grano duro. Parliamo di Puglia, Sicilia, ovviamente Marche, Emilia Romagna e Basilicata. E questa è l'incidenza sia della superficie che della produzione. Come vedete, le regioni del centro-sud hanno un'incidenza della superficie maggiore, ma hanno una resa inferiore. Ciò significa che in Emilia-Romagna, nelle Marche, si coltiva di meno, ma ci sono rese più elevate. Tornando al biologico, i dati che vanno dal 2016 al 2019 fanno capire che c'è un costante, se vogliamo, incremento delle superfici, così come aveva detto nel suo intervento introduttivo la dottoressa Cafiero. Se guardiamo i dati delle tre singole regioni, la Sicilia determina un incremento dal 2016 al 2019 del 16%, Puglia e Basilicata tutto sommato si mantengono sui valori del 2016, quindi significa che il biologico continua a tirare e certamente significativo. Se guardiamo ai dati invece dell'import, vediamo che la quota di grano importata, di grano biologico certificato importata, è del circa 7% sul totale prodotto in Italia, cioè significa poca materia prima che viene dall'estero, come vedete nella tabella a destra, prevalentemente dalla Turchia. Per cui questi sono i dati che ovviamente fornisce il SINAB e io mi avvio alle conclusioni facendo alcuni ragionamenti. Questa è una tabella estrapolata dalla Rete Rurale Nazionale, dal sito Innova Rurale, che censisce fondamentalmente nella banca dati dei gruppi operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione in Agricoltura alcuni progetti. Attualmente sono censiti circa 400 progetti di gruppi operativi, inserendo alcune parole chiave come biologico e cerealicoltura vengono fuori una trentina di progetti all'incirca su 400. Io ho selezionato questi progetti che sono fondamentalmente sviluppati, come vedete nella colonna di destra, in diverse regioni italiane. Sono progetti che fanno riferimento a ricerca sviluppata nell'ambito delle misure 16.1 e 16.2 dei programmi di sviluppo rurale, sono progetti nei quali prevalentemente si
mettono a punto sistemi per la coltivazione dei cereali e in particolar modo del grano duro biologico, dove vengono testati anche, come diceva Massimo prima, i miscugli, dove vengono testati delle varietà locali, perché c'è anche in qualche modo una riscoperta di queste varietà locali proprio perché in agricoltura biologica si adattano bene alle condizioni pedoclimatiche e anche alla lotta alle infestanti. Quindi io vi ringrazio, sono stato penso rapidissimo perché ci sono tante altre relazioni molto più interessanti rispetto a questa mia, che snocciola soltanto numeri e statistiche, per cui passo la parola a Massimo. Grazie. Grazie Giovanni, grazie anche per essere stato nei tempi, ma non solo per questo, il contesto, c'è qualcuno ancora con il microfono acceso che fa rimbombo, il contesto nel quale ci muoviamo è estremamente interessante, quindi è importante conoscerlo, quello che tu dicevi appunto viene ripreso adesso dalla relazione. Per esempio quello che riguarda le popolazioni di grano duro e di grano tenero utilizzato, in particolare di grano duro, uno degli argomenti che viene ripreso dalla relazione che farà Pasquale De Vita, del quale sono autori anche Elio Romano del CREA IT e Nino Virzì del CREA Cerealicoltura, perché ci racconteranno delle innovazioni per una cerealicoltura biologica sostenibile tra biodiversità, agricoltura digitale e ordinamenti culturali. A Pasquale De Vita l'arduo compito di raggruppare in un'unica relazione tre work package, tre quindi settori del progetto e l'attività svolta in questi anni su tematiche diverse, con tanta ricerca e sperimentazione fatta in campo e con risultati estremamente interessanti. A te, Pasquale, la parola. Grazie Massimo, buonasera a tutti. Spero si veda il video, la condivisione della presentazione. Mi puoi confermare? Sì, tutto bene. Ok, grazie. Allora, come diceva Massimo, io oggi mi faccio portavoce dell'attività svolta da due centri CREA, il Cerealicoltura e Colture Industriali, il Centro di Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari, quindi anche dei colleghi Elio Romano e Nino Virzì, con cui abbiamo condiviso l'elaborazione di questa presentazione. Dunque, gli argomenti sono tre, quindi la presentazione è divisa in tre blocchi. Il primo riguarda appunto quella della genetica, il secondo blocco quello degli ordinamenti culturali, la parte agronomica, e il terzo invece l'applicazione, diciamo, delle nuove tecnologie. Dunque, il frumento duro biologico è un settore che oggi è un importante settore dell'agroalimentare italiano, non è più una nicchia. E quindi è necessario supportare l'attività delle aziende agricole con attività di ricerca e sviluppo. Le principali problematiche di questo settore sono legate sostanzialmente, per quanto riguarda il discorso varietale, alla mancanza di varietà specificatamente selezionate per questo tipo di agricoltura. Per cui molto spesso le aziende agricole fanno ricorso all'uso della deroga, quindi utilizzano varietà convenzionali. In alcuni casi l'eccessivo sviluppo dei sistemi agricoli biologici ha portato anche ad una semplificazione degli ordinamenti culturali, anche in molte realtà che fanno agricoltura biologica, e c'è la necessità di affinare pratiche agronomiche che siano efficaci per il controllo delle infestanti, la difesa delle colture e il miglioramento della qualità delle produzioni. Come vi dicevo, attualmente le aziende agricole che scelgono di fare cerealicoltura biologica hanno necessità, ricorrono spesso allo strumento della deroga per coltivare frumento duro. Gran parte della superficie, diciamo, coltivata in Italia viene, diciamo, a biologico viene coltivata utilizzando varietà di frumento duro selezionate per l'agricoltura convenzionale. Per questo motivo, la sede di Acireale ha ritrovato all'interno del progetto Bioduro ma anche un piccolo spazio per valutare in un contesto biologico. Queste prove vengono effettuate in un'azienda agricola biologica in cui affittiamo appunto i terreni per valutare e mettere a disposizione degli agricoltori anche informazioni sulle performance produttive nelle condizioni bio di queste varietà. Tuttavia,
l'attività fondamentale, sostanziale del progetto Biodurum si è basata su un altro discorso, cioè sulla, diciamo, sulla necessità, sull'opportunità di sviluppare e recuperare materiali che avessero un'attitudine particolare alla coltivazione nei sistemi agricoli biologici. Per questa ragione sono stati messi a confronto nei vari anni di sperimentazione e in differenti contesti ambientali sia vecchie popolazioni, Landraeses, vecchie varietà, gran parte sono varietà da conservazione oppure varietà obsolete non più coltivate, tipiche dei due areali, delle due diciamo principali di coltivazione, quello appulucano e quello siciliano, a confronto con materiali frutto di programmi specifici che ormai da più di 10 anni abbiamo avviato presso la sede di Foggia e la sede di Acireale per sviluppare nuovi materiali genetici, ma destinati agli sistemi agricoli biologici. Ecco, qui vedete indicati con questi codici le linee che abbiamo selezionato specificatamente per questo programma per la Foggia con l'acronimo CTA, quelle che provengono da Catania. A questo abbiamo aggiunto anche materiali eterogenei come miscugli e popolazioni evolutive. Giusto così per ricordare a tutti, i miscugli è una categoria commerciale di sementi, quindi c'è la possibilità di avere anche seme certificato, sono riconosciuti dalla legge sementiera, dalla normativa sementiera. Nel momento in cui vengono mescolate più di due varietà, io sono di fronte a un miscuglio, quindi in questo caso le varietà sono degli ingredienti e ogni anno il miscuglio viene ricreato e quindi rigenerato, messo a disposizione degli agricoltori. Una pratica che è molto diffusa anche all'interno delle aziende agricole. E nel caso specifico abbiamo organizzato i miscugli tra le varietà antiche, obsolete, provenienti dalla Puglia, il miscuglio delle varietà provenienti dalla Sicilia e il miscuglio delle linee in avanzo, diciamo, selezionate, quindi delle varietà, delle linee moderne selezionate per questo specifico scopo, sia per quanto riguarda la provenienza Foggia che per quanto riguarda quella di Acireale. A confronto abbiamo aggiunto anche un nuovo materiale eterogeneo che abbiamo sviluppato specificatamente per questo progetto, abbiamo chiamato popolazione evolutiva Biodurum, che abbiamo condiviso con le aziende agricole che hanno partecipato al progetto. Le popolazioni evolutive sono un insieme di linee che derivano da combinazioni di incrocio sui quali non viene effettuata selezione. Quello che normalmente facciamo per lo sviluppo varietale, cioè dopo aver fatto l'incrocio facciamo la selezione, nel caso specifico delle popolazioni evolutive invece i materiali in segregazione non vengono selezionati, ma viene costruito un bulk di semente che viene distribuito agli agricoltori. Sarà quindi l'ambiente di coltivazione in cui questo materiale verrà coltivato che darà la direzione verso cui questa popolazione tenderà ad evolvere. Nelle diapositive successive vi mostro alcuni risultati di quello che è stato il confronto di questi materiali genetici e ho cercato per semplificare di colorarli in maniera diversa. Con la gradazione più scura ci sono i miscugli. Ecco, a Foggia l'indicazione qual è stata? Chiaramente le varietà selezionate specificatamente più moderne tendono a produrre un po' di più, diciamo, rispetto a quelle. Però è interessante notare il comportamento dei miscugli per tutte le varie categorie di varietà di genotipi che abbiamo considerato. Il miscuglio ha sempre un comportamento, quantomeno perlomeno a Foggia, intermedio rispetto sia per la Sicilia che per la. Dunque, cambio puntatore così mi riuscite a seguire meglio. Che per la Puglia, cioè il miscuglio ha un comportamento intermedio rispetto alle varietà che lo compongono, sia per i miscugli con le varietà antiche, sia per i miscugli con le varietà moderne. Questo è il miscuglio delle linee CTA e queste sono le linee CTA, quindi il miscuglio è una media, diciamo, non matematica, ma più o meno una media di quello che è il comportamento delle linee che lo compongono. La popolazione evolutiva in questo specifico confronto ha un comportamento intermedio rispetto a tutto il panel di varietà che abbiamo messo a confronto. In Sicilia il comportamento è stato leggermente diverso, nel senso che a parte il miscuglio delle varietà siciliane che ha avuto un comportamento intermedio rispetto appunto alle varietà che lo hanno costituite, il resto dei miscugli in prova ha avuto non è stato avvantaggiato rispetto alle varietà in purezza, questo sia per il miscuglio
pugliese che per le linee in avanzata fase di selezione. Interessante notare però che anche in questo caso il miscuglio e la popolazione evolutiva Biodurum rispetto a tutto il panel di genotipi considerati ha avuto una, diciamo, una stabilità di termini di produzione e in questo caso di proteine medio. Noi sappiamo che nei contesti agricoli dell'Italia centro-meridionale uno degli obiettivi di breeding fondamentali non è tanto il potenziale produttivo, ma quanto la stabilità di produzione negli anni. E l'intento appunto di questi materiali eterogenei è che, almeno l'ipotesi che viene fatta, è che nel tempo abbiano un rendimento e una costanza di produzione e di qualità. Questi erano materiali che abbiamo messo a disposizione all'inizio del progetto Biodurum. La nostra attività in questo settore continua perché noi siamo convinti che il materiale genetico che deve essere destinato alle aziende che fanno agricoltura biologica o biodinamica abbia necessità ha bisogno di caratteristiche diverse rispetto al classico ideotipo che ormai che caratterizza i materiali moderni, che insomma che caratterizza le varietà commerciali, che è una taglia bassa con foglie piccole, strette, un apparato radicale limitato, una spiga grande. Noi immaginiamo che per l'agricoltura biologica questo tipo di pianta non vada bene perché non è competitivo nei confronti delle erbe infestanti, ha bisogno di sostegno per poter arrivare a produzione, però le varietà antiche hanno un rischio di allettamento molto alto e questo limita molto la produzione e la qualità al termine della raccolta. Quindi dobbiamo definire un nuovo tipo di pianta che deve avere determinate caratteristiche. Innanzitutto deve essere resistente alle malattie, questo è importante per il convenzionale e ancora più importante per il biologico. Anche se alcune problematiche nel biologico sono più limitate perché c'è minore apporto di azoto e quindi minore rigoglio, diciamo, della vegetazione, però ci sono alcune malattie che stanno tornando prepotentemente alla ribalta, come quelle trasmesse da seme, in questo caso la carie, e che si riscontrano spesso in questi sistemi, per cui è necessario sviluppare materiali ad hoc. È necessario ripensare l'altezza della pianta, le varietà moderne sono troppo basse, quelle antiche sono troppo alte, quindi dobbiamo lavorare per un ideotipo intermedio. Dobbiamo ridurre la taglia, ma non la dobbiamo ridurre eccessivamente, perché dobbiamo mantenere lungo la lunghezza del coleoptile. Poi vi farò vedere l'importanza di questo carattere. Normalmente le varietà moderne hanno ridotta altezza della pianta, ma hanno anche una ridotta lunghezza del coleoptile. Questo riduce molto l'insediamento della coltura nelle prime fasi, soprattutto quando la semina viene fatta a una profondità eccessiva rispetto alla media. E dobbiamo riportare un carattere che noi riteniamo molto importante per migliorare l'abilità competitiva nel frumento duro. Le varietà moderne, quelle che sono diffuse in Italia, hanno un portamento eretto durante la fase di accestimento fino alla levata, quindi hanno un portamento eretto, quindi lasciano l'interfila all'aria, quindi libera per lo sviluppo degli infestanti. Noi riteniamo che riportando questo carattere, che era tipico dei frumenti selvatici, possiamo mettere a disposizione della pianta un'arma in più per vincere la competizione con gli infestanti. Così come è fondamentale ripensare anche il rapporto con i microrganismi del terreno, in particolare con i funghi micorrizici, perché può aiutare la pianta, questo ormai diciamo dimostrato dalla letteratura scientifica in maniera diciamo inequivocabile, la possibilità di sfruttare meglio le risorse presenti nel terreno e quindi ridurre l'input di sostanze, l'apporto di input energetici. La diapositiva, un campo in cui a destra vedete un campo coltivato con una varietà moderna, RHT1 è il gene per la riduzione della taglia, diciamo in maniera significativa, in un campo seminato a una profondità eccessiva, quindi non ottimale, vedete che questo campo, questa varietà ha difficoltà nell'emergenza. Intraprendendo invece geni che riducono, contengono l'altezza della pianta, ma non tanto quanto RHT1, ma lasciano inalterato la lunghezza del coleoptile, quindi danno la possibilità alla pianta, anche se interrata a una profondità non ottimale, di svilupparsi bene, ecco, assicurano. L'RHT8 è tipico del frumento tenero, l'RHT14 è un gene tipico del frumento duro, e danno la possibilità alla pianta di partire bene. Questo è uno dei prerequisiti fondamentali per l'agricoltura del centro-sud per ottenere delle buone produzioni. Abbiamo detto che l'interazione con i microrganismi è fondamentale, abbiamo studiato grazie al progetto Biodurum, abbiamo valutato una grossa collezione di frumento duro, ma anche di farri,
per valutare e capire il grado di dell'attitudine delle diverse cultivar a stabilire simbiosi con funghi micorrizici. Abbiamo visto che c'è una grossa differenza e questo giustifica anche in parte le osservazioni che fanno alcuni agricoltori, per cui utilizzando formulati commerciali non sempre ottengono buoni risultati, perché come ci ha evidenziato questo studio che abbiamo pubblicato appunto nell'ambito, grazie anche al progetto Biurum, la risposta delle varietà è specifica e quindi è necessario valutare questo comportamento. Tra l'altro abbiamo proseguito questo lavoro cercando di approfondire questo tema molto interessante, lavorando su questo gruppo di materiali che hanno maggiore capacità di stabilire simbiosi micorrizziche. Siamo andati a vedere cosa succedeva nella comunità microbica, nella rizosfera, quindi nella porzione di suolo vicino alle radici, e abbiamo osservato anche una maggiore presenza di una maggiore complessità. La comunità microbica della rizosfera in queste cultivar è superiore rispetto a questi altri. Quindi un tema sicuramente da sviluppare nel prossimo futuro. Il secondo tema riguarda gli avvicendamenti culturali. È un tema fondamentale per il progetto Biodurum, è un tema che ha coinvolto prettamente, prevalentemente le aziende agricole che sono state coinvolte nel progetto, che hanno nel loro ordinamento certamente frumento duro, ma che coltivano anche altri cereali come frumento tenero, orzo, farro di cocco e farro spelta. La necessità di valutare le alternative culturali, quindi gli ordinamenti culturali che normalmente negli ambienti considerati prevedono l'utilizzo di leguminose, cece, lenticchia, cece, favino, trifoglio. Sono le specie prevalenti che le aziende adottano nei loro ordinamenti culturali e l'obiettivo di questo progetto è stato anche quello di valutare anche delle possibili alternative, perché se noi riusciamo a fornire alle aziende agricole che fanno biologico delle alternative culturali sostenibili anche economicamente, chiaramente la rotazione si può allungare. E questo è con una ripercussione molto positiva su tutto il resto della gestione del sistema culturale. Quindi l'impegno nostro è in questa direzione. Oltre alle rotazioni abbiamo valutato anche la possibilità di fare consociazioni. In questo caso questa è una consociazione abbastanza consolidata di frumento con trifoglio, vengono seminate con trifoglio sotterraneo. Contestualmente il trifoglio sotterraneo è una specie autoriseminante, per cui a giugno secca, però i semi sono già presenti nel terreno, per cui se l'estate è piovosa il campo può ripartire. Però nel caso del Biodurum, dell'ultimo anno di Biodurum, abbiamo valutato invece la possibilità di consociare il frumento duro con la lenticchia, quindi con una leguminosa da granella, che ha un interesse commerciale e che ha un limite produttivo e di meccanizzazione alletta alla raccolta, per cui gran parte del prodotto viene perso proprio per le difficoltà di raccolta. Abbiamo pensato appunto di consociarla col frumento in modo da che funzionasse da tutore e quindi da tenerla un po' più in piedi. Abbiamo organizzato una prova dimostrativa con tre grossi parcelloni in cui abbiamo coltivato in purezza sia il frumento duro che la lenticchia e poi un parcellone in cui le abbiamo consociate. Ecco, in questa diapositiva vediamo, almeno con questa prova dimostrativa, che la produzione di frumento sia quella di lenticchia vengono leggermente compromesse nella tesi consociata, però consideriamo che qui il parcellone è di 3.000 metri e qui invece la somma dei due è di 6.000 metri, quindi l'unità di superficie, se consideriamo per unità di superficie, la produzione è molto più alta e riteniamo questo un tema molto interessante, molto apprezzato dagli agricoltori che secondo noi può proseguire. Abbiamo parlato anche di alternative culturali. La sede di Acireale ha avviato una sperimentazione per valutare la possibilità di inserire nell'ordinamento culturale la canapa, che per caratteristiche agronomiche si presterebbe benissimo ai sistemi agricoli di tipo biologico, perché è molto rustica, molto resistente agli stress.
ma che comunque con destinazioni di uso molto, molto variegata, ma le aziende agricole hanno dimostrato interesse non tanto per la canapa da fibra, ma quanto per la canapa da seme, per cui per l'utilizzo come oli, per la produzione di oli oppure di sfarinati, e da qui quindi la necessità di valutare, diciamo, di selezionare delle varietà adatte per questo tipo di produzione, per questo tipo di destinazione d'uso, quindi per la produzione di semi, anche per agevolare la raccolta di questi materiali, perché voi sapete che le varietà da fibra sono altissime, quindi molto difficili da raccogliere se uno vuole raccogliere seme, e anche la messa a punto della tecnica colturale per queste varietà. Il tentativo che è stato fatto è stato quello di anticipare la semina rispetto alla semina ottimale per sfruttare meglio le piogge, le precipitazioni invernali. La sperimentazione ha dimostrato una scarsa efficacia dell'eccessivo anticipo della canapa, però appunto anche questo è un tema che sicuramente può essere approfondito. Una delle problematiche degli ordinamenti, diciamo, in bio e il controllo delle infestanti. In passato questo centro ha messo a punto un metodo e un dispositivo per il controllo delle infestanti, ripensando la semina a righe, riducendo l'interfila, quindi cercando di dare meno spazio alle infestanti, riducendo appunto l'interfila e quindi chiaramente togliendo spazio sia luce che di sostanze nutritive alle infestanti. Ha messo a punto questo, è come si dovrebbe presentare un campo, diciamo, con questa semina che sembra una semina a spaglio rispetto alla semina a righe. Abbiamo messo appunto un dispositivo. È chiaro che non stiamo parlando di semina a spaglio come tradizionalmente veniva interpretata dagli agricoltori, che in alcuni casi la eseguono ancora con lo spandicongime. Ecco, questo è un caso di un campo seminato in questo modo, in cui vedete che l'interramento viene fatto con un erpice e non è omogeneo, e quindi la pianta non viene messa nelle condizioni di produrre al meglio, aggiungendo anche il fatto che normalmente l'agricoltore aggiunge più seme. Abbiamo messo a punto un prototipo, primo fatto presso il nostro centro, poi attraverso un'azienda agrimeccanica. Questi due prototipi sono a disposizione degli agricoltori, che ogni anno possono prendersi la macchina e seminare presso i loro campi gratuitamente, perché noi siamo interessati a conoscere appunto anche l'effetto in diverse condizioni ambientali. Recentemente abbiamo anche identificato un'azienda agrimeccanica che è in grado anche di mettere in commercio queste apparecchiature. Nel corso del progetto Biodurum abbiamo allestito delle piattaforme dimostrative in cui, oltre al frumento, ecco, in questa diapositiva al centro vedete la prova fatta con frumento, semina tradizionale, semi in bio, vedete la maggiore presenza in questo caso di Sinapis nella semina tradizionale, ma abbiamo fatto una sperimentazione anche sulle leguminose, perché appunto dalle aziende ci veniva questa richiesta. Il controllo delle infestanti è importante per il frumento, ma è fondamentale per le leguminose, sia del cece che per la lenticchia, in cui abbiamo messo a confronto la semina tradizionale fatta in due epoche, a dicembre e a febbraio, rispetto a semi in bio. Ecco, i risultati ci hanno evidenziato come l'effetto contenitivo della semina a file ravvicinate, semi in bio, è molto più evidente quando la semina è fatta anticipata, quindi quando c'è più tempo per le infestanti per emergere. Quando invece la semina viene fatta tardiva, quindi in questo caso a febbraio, le differenze, come vedete anche da questi risultati in verde, sono molto più ridotte. La presenza di infestanti è ridotta perché io lascio meno tempo la coltura in campo. Terzo argomento, e mi avvio alla parte conclusiva del mio intervento, l'agricoltura digitale. Diciamo, l'altra tema interessante che abbiamo affrontato con il progetto Biodurum è stata la possibilità di implementare alcune tecnologie moderne nel processo di gestione agronomica della coltura, grazie alla innumerevole quantità di sensori che si sono resi disponibili e che si stanno rendendo disponibili sempre a costi più contenuti negli ultimi anni. Abbiamo sfruttato quindi le varie possibilità che ci offre oggi la tecnologia, sia di sensori remoti, come possono essere le immagini acquisite da satellite o da droni, o i sensori prossimali, come possono essere per esempio quelli che sono a corredo delle macchine operatrici, lo yield monitor per il mappaggio della resa, oppure
Green Seeker per il monitoraggio della riflettanza della cultura. E ci danno la possibilità, appunto, che danno la possibilità all'agricoltore di prendere delle decisioni in maniera più consolidata. Però, per quanto riguarda l'attività che ha svolto prevalentemente il Centro di Ingegneria e Trasformazione Agroalimentari, è interessante l'applicazione che è stata sviluppata, che si basa sulle misure di riflettanza della copertura vegetale durante la fase che va dall'accestimento alla levata, in cui si possono derivare degli indici di vegetazione che danno un'indicazione sullo stato di salute della coltura. Abbiamo validato questi rilievi sia a terra con questo strumento Green Seeker che con lo stesso sensore montato su un drone. Abbiamo visto che c'è una grossa correlazione. Abbiamo stimato la biomassa nel corso dello sviluppo della coltura e abbiamo realizzato, diciamo, un'applicazione che permette all'agricoltore, in questo caso, di valutare la quantità di biomassa della coltura, può essere la quantità di foraggio, e che può essere implementata anche per, diciamo, derivare informazioni sulla produttività. L'applicazione poi è stata implementata anche per quanto riguarda il controllo, diciamo, il monitoraggio dell'infestante. Qui diciamo che è stato un po' più complicato, soprattutto nel grano duro, perché l'interfila è stretta, però è stato sviluppato un algoritmo che sfrutta sia la differente capacità di riflettere la luce da parte dell'infestante rispetto alla coltura principale, ma anche l'interfila, e quindi diciamo il sistema si presta prettamente per la semina tradizionale a righe del frumento duro. Quindi dalla combinazione della diversa riflettanza delle foglie e della presenza di entità all'interno dell'interfila è possibile, diciamo, è stato possibile sviluppare un algoritmo che dà indicazioni sulla presenza e sulla quantità di infestanti. Altra cosa molto interessante di cui vi volevo diciamo, raccontare è l'utilizzo che abbiamo fatto sia nell'areale siciliano che in quello pugliese di questo nuovo sensore che misura, diciamo, la resistività del suolo. Questa è un'indagine di tipo elettrico. La prima ruota di questo strumento lancia il segnale elettrico, la seconda lo raccoglie, così come la terza. E danno informazioni che sono queste mappe geoelettriche. Il colore scuro riferisce di una zona meno resistiva, quindi dove c'è più acqua, quindi la corrente passa più velocemente e quindi è indicativa di un maggiore contenuto di acqua, di una maggiore percentuale di argilla, di un terreno più fertile. Invece quella rossa è indicativa di un terreno più resistivo, quindi all'inverso, quindi la corrente passa più difficilmente, un'indicazione di una maggiore percentuale di sabbia. In effetti le mappe che derivano sono queste, la mappa della sostanza organica. Vediamo che dove c'era più acqua, più argilla, c'è più sostanza organica, c'è più argilla. Nella zona invece dove c'era più resistività c'è un maggiore contenuto di sabbia. Monitoraggio che abbiamo fatto, questa è un'azienda di 14 ettari, abbiamo fatto anche con immagini satellitari, abbiamo potuto, grazie alla disponibilità gratuita di queste immagini, abbiamo potuto seguire il percorso e lo sviluppo della coltura dall'inizio, quindi dalla semina, quando il terreno era scoperto, per tutta il ciclo fino alla raccolta. E abbiamo potuto notare, per esempio, che a un certo punto, mi avvio alle conclusioni. Dalla sovrapposizione di queste informazioni, le aziende che sono dotate di strumenti per la gestione sito-specifica possono, diciamo, possono utilizzare le mappe di prescrizione e quindi la mappa di attuazione. Per le aziende invece che non hanno questi strumenti possono utilizzare queste informazioni come indicatori sia per validare i percorsi agronomici che hanno adottato, ma anche per alimentare i modelli di valutazione della sostenibilità. Vedremo subito dopo una relazione proprio su questi argomenti. E quindi, per concludere, Massimo all'introduzione ha fatto riferimento al piano strategico del Ministero per l'Agricoltura Biologica. In quel documento l'introduzione diceva che c'è un vuoto di conoscenza
e la necessità di introdurre innovazioni. Ecco, dopo 4-5 anni le conoscenze in questo settore sono aumentate, gli agricoltori hanno più strumenti, è necessario però proseguire il lavoro di recupero, di conservazione, di caratterizzazione e valorizzazione della biodiversità sia in situ che ex situ. È necessario prevedere un percorso parallelo, questo è importante, per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà da destinare ai sistemi biologici. Oggi noi abbiamo questa difficoltà: nel momento in cui identifichiamo un materiale genetico adatto per l'agricoltura, per i sistemi agricoli biologici, quando proponiamo la varietà all'iscrizione, le prove di registro vengono fatte in convenzionale e chiaramente la varietà viene messa, diciamo, non viene messa nel suo, nelle condizioni ideali. Quindi sarebbe fondamentale avviare anche un percorso parallelo per questo tipo di varietà. È necessario proseguire nella ricerca di alternative culturali sostenibili dal punto di vista economico al fine di favorire la diversificazione dei sistemi agricoli. È l'unico modo per aumentare la lunghezza delle rotazioni. E infine dobbiamo sfruttare al massimo le tecnologie moderne per ottimizzare la gestione agronomica e modificare gli effetti delle pratiche agricole. Grazie. Grazie mille Pasquale, perché hai corso come un treno per raccontare, hai sforato di qualche minuto, ma te l'ho concesso perché so la gran mole di lavoro e di dati sperimentali che ci sono dietro quello che ci hai raccontato in pochi minuti. Ricordo sempre che è possibile poi approfondire le tematiche lanciate oggi pomeriggio nei siti e nelle pubblicazioni di cui vi diremo. Scusate, chiudere, perché appunto hai raccontato anche delle prove sperimentali in campo svolte dal CREA e dagli agricoltori coinvolti, e sappiamo quanta fatica e quanto lavoro c'è dietro queste prove per ottenere dei dati tangibili su cui poi basarsi per le scelte, per le valutazioni che si possono fare. Del coinvolgimento delle aziende agricole, dei campi sperimentali, dei campi divulgativi e dei rilievi fatti presso le aziende coinvolte nel progetto, ci parla adesso Luca Colombo della Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica, con una relazione che ha a tema proprio il coinvolgimento degli attori nella ricerca e nella innovazione partecipata. Luca, a te la parola. Grazie Massimo, buon pomeriggio a tutti. Datemi conferma che vedete lo schermo, per cortesia. Sì, sì. Perfetto, allora, buon pomeriggio. FIRAB appunto ha contribuito al progetto in particolar modo puntando al coinvolgimento delle aziende, in modo tale che si potesse verificare in contesti reali, in contesti aziendali, la bontà delle soluzioni, ma andandole anche a studiare, a perimetrare intorno alle circostanze specifiche in cui operano le aziende biologiche che praticano granicoltura. Abbiamo quindi coinvolto le aziende nei due areali, nell'areale Appulo Lucano e in quello siciliano. Vedete qui l'azienda di Leo, Rosa di Lavello, Chiara Alessandra, La Placa, Pottina. Luca, scusa, non si vede. Dovessi condividere le slide dalla parte a sinistra, il desktop. Nella parte a sinistra del desktop. Allora, vediamo. Dovrebbe essere così, si vede? Ora sì, perfetto. Benissimo, scusatemi. Perfetto, perfetto, quindi, così puoi proseguire. Grazie. C'è solo la finestrella in basso a destra da togliere, grazie. Ok, spero che ora funzioni tutto e chiedo scusa. Quindi le aziende le abbiamo appunto coinvolte per cercare di in qualche modo testare le soluzioni, validarle, verificarle con loro e in qualche modo però far emergere anche le istanze che in contesto reale diciamo si trovano poi a vivere le aziende. Quindi queste 5 aziende dovevano essere 6, ma proprio il fatto di riuscire a realizzare un percorso di sperimentazione che fosse pienamente riconosciuto e riconoscibile da parte delle aziende ha fatto sì che una delle 3 aziende dell'area Appulo Lucana a un certo punto si sganciasse dal nostro percorso sperimentale, pur rimanendo diciamo legata al progetto per quello che riguardava i ragionamenti più di carattere generale.
Perché quindi coinvolgere? Beh, insomma, in qualche modo perché abbiamo bisogno di andare a codeterminare l'organizzazione culturale, le rotazioni su cui Pasquale De Vita anche ci ha dato alcune indicazioni, proprio per vederne, per verificarne le opportunità, i vincoli in un contesto produttivo reale e anche per cercare di stimolare la curiosità che modalità diverse di articolare l'organizzazione culturale potevano permettere. In questo modo abbiamo voluto però anche ampliare il bacino degli interlocutori, cioè lo schema di gioco che abbiamo inteso a realizzare era a vedere al centro di questa azione le aziende biologiche, farle interagire col gruppo di ricerca Biodurum che è stato presentato da Massimo Palumbo, ma allo stesso tempo aprire un'interlocuzione con una serie di operatori testimoni, altre aziende agricole, tecnici, in modo tale da avere un ragionamento quanto più di maggior respiro possibile. E tutto questo ovviamente in un'interlocuzione che intercetta anche l'attenzione degli amministratori locali in primis e della filiera e in ultimo quello dei cittadini consumatori, proprio per verificare la pertinenza e l'utilità, diciamo, per la collettività delle cose che si sono andate a impostare. In questo, così come ha già fatto Giovanni D'Araguccione, anch'io a maggior ragione voglio ringraziare i tecnici e il personale che ha aiutato FIRAB nella realizzazione di questa attività e soprattutto che si è messo a disposizione per svolgere quel ruolo delicato e fondamentale di cinghia di trasmissione nel rapporto con le aziende, cioè riuscire a captare le istanze delle aziende, riuscire a fare in qualche modo emergere le esigenze e anche le competenze che sono già a disposizione nelle aziende. Quindi ringrazio di nuovo Vincenzo Ritunnano, Francesco Ancona e anche Vincenzo Vizioli per l'aiuto prezioso che ci hanno dato e che va assolutamente riconosciuto. Detto questo, perché ragioniamo di ricerca partecipata, di innovazione partecipata? Beh, questo in particolare perché ci vogliamo muovere, ci vogliamo tutti muovere, ma non si muove la presentazione. Eccoci qua. Ci vogliamo muovere nel perimetro della democratizzazione della ricerca, cioè per rendere più pertinenti, per rendere più legittimo il percorso dell'attività di ricerca che svolgiamo, abbiamo bisogno di democratizzarla. Questo vale probabilmente non solo per il contesto di ricerca, vale un po' più in generale, ma ha bisogno di essere sostenuto da alcuni pilastri. Un primo pilastro è il lavoro sulle relazioni, che è fondamentale per riuscire a garantire una partecipazione effettiva e una partecipazione che sia a tutto tondo. E questo significa ascolto, significa valorizzare le esperienze, non ultime quelle di carattere pratico da parte delle aziende, ma anche le loro osservazioni, e poi costruire consenso che può voler dire anche gestire dei conflitti. E questo può produrre qualità delle decisioni. Così come va lavorato sul contesto, il progetto Bioduro si è mosso su due areali, ha lavorato sia in aziende sperimentali che in aziende reali, ma l'immersione delle specificità dei contesti era per noi fondamentale. Questo significa andare verso un percorso inclusivo, analizzare i vincoli e i potenziali dei contesti in modo tale da metterli a valore o da poter giocare con loro e far leva sulla diversità e non ultimo lavorare in un percorso di apprendimento reciproco in cui ci si confronta sulla base del portato, dell'identità di ognuno, ma mettendo a valore, diciamo, questa diversità per poter imparare dagli altri. E questo richiama la pertinenza dei processi. E infine c'è un lavoro sull'impatto, perché naturalmente non lavoriamo in una maniera fine a se stessa, vogliamo capire dove ci porta questa ricerca, e un primo passaggio è per esempio quella che qui chiamo la verifica fra dispari, nel senso che soprattutto in ambito scientifico si parla molto spesso di verifica fra pari, la peer review è sostanzialmente un confronto fra soggetti che operano nell'ambito scientifico. Bene, in un momento in cui ci si muove sulla ricerca partecipata abbiamo bisogno di avere un confronto e una verifica fra soggetti diversi, quindi dispari, non impari ma dispari, cioè che operano in una condizione diversa, e quindi andare a creare delle reti in modo tale che ci sia un'amplificazione dei risultati che si vanno a produrre e poi portare questi risultati fuori da quei contesti per testarne la validità, la bontà anche in altre condizioni. E questo permette di perennizzare i risultati, cioè dargli un respiro temporale e anche spaziale molto più lungo. Da qui
si rivela l'utilità della ricerca, che veniva richiamata non ultimo in apertura dalla dottoressa Caffiero, e quindi le ricadute sulla collettività. Ora, questo ragionamento di carattere, se volete, più concettuale, abbiamo cercato di tradurlo nell'attività di ricerca che abbiamo svolta in Biodurum, e qui mutuo una slide su cui tornerà a breve Stefano Canali, sul percorso che è stato fatto di costruzione di un ragionamento partecipato per definire quali criteri siano utili e spendibili e praticabili per testare la sostenibilità dei processi culturali. E il percorso è stato costruito attraverso un lavoro di pianificazione, poi di identificazione dei criteri e degli indicatori che vengono parametrizzati per poi essere validati e infine il rilascio. Questo si è realizzato includendo gli operatori, includendo i tecnici, includendo le aziende e andando a costruire con loro la validità di tutto questo processo. E quindi, ritornando un po' allo schema che ho presentato poc'anzi, questo significa che la pianificazione è avvenuta con il pieno coinvolgimento degli attori territoriali. Sono stati fatti due incontri sia nell'area siciliana che in quella apulo-lucana, due incontri preliminari, diciamo, proprio per non solo conoscersi ma anche identificare e tarare gli obiettivi del percorso. Si è cercato di costruire il consenso non ultimo su quali erano gli aspetti salienti di un ragionamento che guarda a più criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economico. E quindi si è fatto un lavoro di contestualizzazione degli indicatori pertinenti per poi muoversi verso la covalidazione, quindi una validazione che riceva riscontro e apprezzamento da parte dei diversi soggetti che concorrono a tutto questo ragionamento, per poi garantirne così l'utilità, che è l'obiettivo poi ultimo dell'azione che viene condotta. In questo, perché a questo punto diventa importante ragionare di ricerca partecipativa? Perché il passato, ma ormai molta letteratura scientifica consolidata, oltre che le istanze che vengono portate avanti dalle organizzazioni di settore, dai movimenti sociali, raccontano di una frequente inadattabilità sulla scala locale, in particolare di soluzioni che sono state concepite per avere un valore universale. Questo a volte è anche frutto del fatto che si lavori con agende diverse, si hanno obiettivi diversi, si perseguono ragionamenti che non sono necessariamente sempre mutuabili e calabili sulla prospettiva degli operatori economici, delle aziende agricole, le aziende agricole biologiche nella fattispecie. Un altro elemento è che sempre più si guarda a dei processi di co-innovazione, co-ricerca, cioè di produzione congiunta di sapere, e abbandonando i modelli di trasferimento lineare. Quello schema che vedete riportato in alto è il ragionamento sulla coproduzione di conoscenza che ha diciamo elaborato IFOAMEU, che è in qualche modo la casa comune di tutte le organizzazioni europee del biologico, che appunto cerca di garantire, in particolare in biologico, una transizione verso la coproduzione di conoscenza e quindi uscire fuori dall'idea che ci sia chi la produce e chi la testa poi nella sua realtà. E poi ovviamente cercare di abbandonare quel paradigma che in qualche modo tuttora impera, che è tecnocentrico, che mette al centro la tecnologia e la tecnica, che ha quindi anche una sua natura riduzionista e produttivista, cercare di integrare la componente sociale, le dinamiche relazionali nel modo in cui si produce, genera e condivide la conoscenza. E quindi arrivare a ridurre lo scarto fra gli obiettivi che vengono perseguiti e i risultati che effettivamente si generano è proprio per garantire l'appropriatezza delle innovazioni. Questo, adesso sapete che ormai il biologico viene spesso richiamato dentro un dibattito più generale sui temi dell'agroecologia, questa agroecologia viene sempre più in qualche modo definita e codificata. Un esempio particolarmente rilevante, proprio perché pertinente a un ambito istituzionale, è la definizione dei 10 elementi di agroecologia che ha prodotto la FAO, dove si
vede chiaramente come al centro dei processi anche agroecologici e di innovazione vi sia la co-creazione e la condivisione della conoscenza. Quindi, di nuovo, mettere insieme più sistemi di conoscenza, più attori e farli dialogare intorno al perseguimento di un obiettivo comune. Chiudo richiamando alcuni cambiamenti, perché se questi ragionamenti sono validi, riconosciuti e ritenuti pertinenti, bisogna capire in che termini si deve in qualche modo modificare alcune dei nostri comportamenti e alcune delle nostre azioni. In primo luogo cambiamenti metodologici. Il lavoro che abbiamo fatto in Biodurum con le aziende agricole biologiche cercava di introdurre queste modalità da un punto di vista metodologico, ma era ovviamente non soltanto un modo per studiarci, ma per far emergere anche il protagonismo delle aziende. Quindi quello deve essere l'elemento cardinale, non è soltanto un feticcio metodologico, ma un perseguimento anche di un riconoscimento della centralità delle aziende agricole nei percorsi di ricerca. E quindi, per esempio, mettere in gioco un percorso di dialoghi fra soggetti distinti e quindi anche l'individuazione di linguaggi che permettano a soggetti distinti di individuare dei punti in comune e di concorrere al lavoro. C'è poi un cambiamento di carattere professionale, questo senz'altro coinvolge il mondo della ricerca, perché le competenze tecniche, specialistiche sono assolutamente cruciali, fondamentali, ma vanno accompagnate, integrate da competenze che in gergo internazionale si chiamano soft skills, cioè la capacità di riuscire a costruire reti di relazioni, a muoversi secondo anche termini di competenze sociali e non soltanto tecniche e tecnologiche. E questo però deve essere anche aiutato, cioè non è soltanto una sfida che il ricercatore deve cogliere da solo, ma il sistema deve accompagnarlo a sviluppare, a permettere di qualificare anche questo tipo di competenze. E lo stesso però vale per gli agricoltori, che a loro volta devono in qualche modo sapersi mettere in gioco, devono riuscire a capire che esistono gli obiettivi legittimi anche dei ricercatori con cui ingaggiano il processo di co-ricerca e in qualche modo entrare in una relazione che non sia soltanto legata all'ombelico della propria azienda, della propria attività, ma che si apra a un ragionamento anche di sfida per quello che loro fanno nel quotidiano. Ovviamente un cambiamento pedagogico, perché queste competenze diverse vanno costruite, vanno formate, vanno consolidate, e poi inevitabilmente serve un cambiamento istituzionale, perché bisogna sapere come far sì che da una logica, centralista, direttiva, si vada verso una logica circolare in cui gli attori del sistema concorrano non ultimo anche alla definizione degli obiettivi e quindi degli aspetti più strategici di indirizzo generale. E chiaramente tutto questo non deve poi trovare un elemento di un collo di bottiglia nelle procedure, quindi la stessa macchina amministrativa deve essere capace di accompagnare questo, riconoscere per esempio e qualificare la partecipazione delle aziende in modo tale che vi si riconoscano gli oneri e gli onori che questo comporta. Quindi cambiamenti a tutto tondo che naturalmente devono avere un carattere progressivo, non possono accadere tutti insieme simultaneamente all'improvviso, ma devono essere accompagnati nel momento in cui si investe in questa direzione. Vi ringrazio. Grazie a te Luca della relazione, grazie come dicevi anche ai tecnici che hanno collaborato e hanno partecipato a questa ricerca presso le aziende coinvolte. Passiamo adesso alla presentazione di uno strumento molto specifico, è uno strumento informatico, si chiama Biodurum MCA, per la valutazione della sostenibilità delle aziende agricole, delle aziende cerealicole biologiche. La presentazione è di Stefano Canali, con la partecipazione e la collaborazione anche della dottoressa Ileana Iocola. Vediamo di capire come funziona questo strumento che ci permette di valutare la sostenibilità e di disegnare scenari futuri possibili in base alle innovazioni sperimentate. La parola a te Stefano.
Grazie Massimo, io assumo che voi mi stiate ascoltando, che sentiate la mia voce, che vediate il mio schermo. Se così non fosse, datemene cortesemente cenno. Quindi sì, valutazione della sostenibilità delle aziende cerealicole e biologiche. Questo perché il modello agricolo-biologico è considerato da molti uno dei sistemi capaci di esprimere maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Su questo c'è un dibattito profondo, cominciato tanto tempo fa ed ancora in corso, ma se volete questa peculiarità del modello agricolo-biologico, questa meglio attitudine del modello agricolo-biologico è recentemente riconosciuta anche dalla strategia Farm to Fork, che mettendo sottolineando quali possano essere le traiettorie di trasformazione in chiave sostenibile del sistema agroalimentare europeo, identifica il biologico come uno dei modelli agricoli più promettenti e anzi attribuisce al modello agricolo biologico dei target piuttosto ambiziosi. Tuttavia sappiamo che l'agricoltura biologica si può realizzare con diverse modalità che possono avere livelli di sostenibilità diversi. Possiamo passare dai gli ordinamenti ambientali, culturali più semplici, caratterizzati per esempio dalla sostituzione dei mezzi tecnici consentiti a quelli convenzionali, che sostanzialmente mimano la strutturazione, il funzionamento delle filiere di trasformazione e di distribuzione dal convenzionale, e a sistemi che invece sono molto più complessi, che ridisegnano nel complesso l'assetto aziendale, l'assetto culturale, che ricostruiscono in modalità diverse le filiere di valore al di fuori del cancello dell'azienda, che si realizzano secondo dei criteri che sono stati definiti di ridisegno del sistema agroalimentare, e questi vengono considerati quelli più promettenti in chiave di sostenibilità, che sono maggiormente promettenti nel contesto della trasformazione dei sistemi agroalimentari. È quindi necessario anche in ambito del biologico fare un'attenta valutazione della sostenibilità per riuscire a posizionare bene i sistemi produttivi biologici, ma soprattutto anche consentire e garantire il miglioramento delle performance di sostenibilità di questi in chiave trasformativa. Importante, ad esempio, avere degli strumenti che consentono di valutare i trade-offs, cioè quali sono gli impatti positivi e negativi tra aspetti divergenti o conflittuali che molto spesso l'introduzione di nuove soluzioni, di nuove tecnologie, di nuove pratiche agricole possono comportare. E quindi c'è una forte necessità di disporre di strumenti capaci di valutare attentamente e rigorosamente il grado di sostenibilità dei sistemi bio, proprio per accompagnare, consentire una trasformazione verso modelli biologici di agricoltura biologica più performanti. In questo contesto, noi nel progetto Biodurm abbiamo sviluppato questo strumento che abbiamo chiamato Biodurm MCA, che serve proprio a valutare la sostenibilità nel caso specifico delle aziende biologiche del sud Italia che hanno nel frumento duro una delle culture pivot del loro funzionamento. Lo strumento Biodurm MCA è capace di considerare tutte e tre le dimensioni della sostenibilità che normalmente vengono definite, quindi quella agroambientale, quella economica e quella sociale. Si basa appunto sull'analisi multicriteriale, proprio per prendere in considerazione i diversi aspetti che concorrono alla definizione della sostenibilità e per analizzare, identificare ed analizzare i criteri conflittuali e contrastanti.
è capace di valutare gli effetti della riprogettazione dei sistemi culturali, degli ordinamenti culturali, dei sistemi aziendali, considerando l'intera rotazione, quindi considerando il sistema nel suo complesso e non e perdendo il focus sulla specifica cultura. E se volete è in grado di svolgere analisi cosiddette ex post, ovvero analisi di realtà che sono già operative, già messe in opera, e anche di fare analisi ex ante, ovvero analisi di scenario. Questo è un aspetto particolarmente importante, una potenzialità rilevante che abbiamo voluto attribuire a questo modello nel momento in cui lo abbiamo sviluppato, proprio perché ci consente di, come dire, anticipare i potenziali impatti positivi e negativi di quelle modifiche che nelle aziende cerealicole biologiche possono essere fatte in termini virtuali, quindi ancor prima comprenderne gli impatti, ancor prima che di fatto queste vengano realmente messe in opera, così da anticiparne ed orientare questi cambiamenti. E come ha anticipato Luca Colomba, è stato co-ideato e co-realizzato grazie ad un coinvolgimento attoriale, sul quale non perderò altro tempo perché Luca Colombo, che mi ha preceduto, ne ha raccontato i dettagli. È un processo fatto di sei passaggi che ci ha impegnato dal febbraio del 2018 praticamente fino adesso, in cui siamo capaci di rilasciare la versione finale del tool, e che ha visto un lavoro intenso, profondo di tutto il team del progetto Biodurum e di tutti gli attori, gli stakeholders con cui siamo venuti a contatto in questo percorso. Il tool è sostanzialmente una suite di due software, che sono due software liberi, e quindi lo strumento è totalmente disponibile e utilizzabile da chiunque. È un file Excel che guida la raccolta dei dati e l'elaborazione, la computazione degli indicatori. Entrerò un po' nel dettaglio nelle prossime slide. E poi un software, un ulteriore elemento che è basato su un software DEXI, sviluppato in ambiente DEXI, che svolge il delicato lavoro di pesare ed aggregare i singoli elementi che stanno alla base del sistema, gli indicatori, per poi derivare aggregando via via l'informazione in termini più generali, in termini più intelligibili. La struttura del modello è basata su 64 indicatori di base, quindi quelli che qui nella slide vedete segnati con questo colore rosa chiaro, e poi 45 variabili e componenti aggregate che vanno a valorizzare la sostenibilità dei tre pilastri: quella agroambientale, quella economica e quella sociale. Come vedete, solo per questi tre pilastri abbiamo indicato i pesi. In realtà i pesi ci sono sempre in ogni passaggio di aggregazione, e quello che mi preme sottolineare è che, diciamo, il grande lavoro di partecipativo è stato fondamentale proprio per definire regole di aggregazione e di pesatura, e quindi giungere al funzionamento del modello e l'utilizzazione del modello e i risultati del modello, facendo in modo che questi fossero completamente condivisi con tutta la compagine che ha partecipato al suo sviluppo. Chi sono i potenziali utenti e i potenziali beneficiari di questo modello? Sicuramente i tecnici o i consulenti aziendali, perché possono utilizzare questo modello per suggerire all'agricoltore azioni specifiche per migliorare la sostenibilità dei processi di produzione a livello aziendale. Imprenditori agricoli, che possono autovalutare le performance della propria azienda,
i ricercatori, perché possono attraverso questo modello evidenziare i punti critici della gestione di una o più aziende e quindi immaginare strategie di mitigazione e aggiustamento. Ma anche i manager del territorio e i decisori politici sono, come dire, dei potenziali utenti, nel senso dei utenti indiretti che magari più che sull'uso del modello sono interessati agli outcomes, ai risultati che da questo possono scaturire e che possono essere utilizzati per pianificare o per definire strategie e normative. Abbiamo validato una delle fasi che vi ricorderete nel diagramma che vi ho fatto vedere poc'anzi, era quella della validazione. Abbiamo validato questo modello in entrambi gli areali di lavoro del progetto Bioturum, quello Appulo Lucano e quello siciliano, e la validazione è fatta sulla base di analisi di realtà aziendali effettivamente in opera, quindi una validazione esposta. E vi presento alcuni risultati qui. Per esempio, questa è una delle aziende che abbiamo preso in considerazione proprio in Sicilia, un'azienda di piccole dimensioni, un'azienda di 4 ettari, e vedete qui descritta l'ordinamento culturale di questa azienda e trovate, diciamo, sulle righe di questa tabella la diversificazione nel tempo, nei 4 anni che abbiamo preso in considerazione, e invece trovate nell'altra dimensione la diversificazione nello spazio. Questa azienda agricola sostanzialmente articolava il proprio sistema culturale su 2 appezzamenti di 2 ettari ognuno, con quella sequenza di colture che vedete lì, peraltro una sequenza di colture che è stata già citata come sequenza di colture tutte di interesse per l'area siciliana, quindi la canapa, il frumento tenero, la lenticchia e poi chiaramente il frumento duro, il cece, che con quelle modalità si alternavano. Abbiamo poi utilizzato il tool per fare l'assessment, la valutazione ex ante, quindi di scenario, di diverse soluzioni. La prima, quella che vedete qui, è un'azienda ipotetica che abbiamo immaginato essere sempre di 4 ettari, che mette in opera una rotazione triennale, che è la rotazione, quella, diciamo, minima, più semplice, meglio consentita dal DM rotazioni, che sicuramente tutti voi conoscete molto bene. E questa azienda l'abbiamo immaginato applicando le regole di buona pratica agronomica, che tutte le colture fossero presenti tutti gli anni, quindi sostanzialmente il sistema girasse su 3 aree rotazionali di superficie esibite. Abbiamo poi considerato un'altra azienda, sempre ipotizzando uno scenario in cui sistema culturale è più articolato, compare, come vedete, la coltura del pomodoro, compare la lenticchia e viene introdotto un sovescio prima del pomodoro, sempre con l'approccio delle tutte le colture presenti in tutti gli anni. Per finire con un sistema culturale più ambizioso, una rotazione che gira su 4 anni e che evidentemente prende in considerazione un maggior numero di colture, frumento duro, pomodoro con il sovescio di favino, frumento tenero, un ulteriore sovescio di rafano che anticipa la coltivazione del cece. Bene, di queste 4 aziende, ripeto, una reale e 3 virtuali, abbiamo fatto la valutazione della sostenibilità. Cosa importante è che comunque nelle valutazioni ex ante, quindi quelle da scenario, abbiamo dovuto, come dire, impostare, prevedere delle considerazioni iniziali, delle assunzioni, come si dice in gergo più specifico quando si usano dei modelli. E qui abbiamo quindi, come vi dicevo, immaginato che tutte le colture fossero presenti in tutti gli anni,
E comunque i dati tecnici economici che abbiamo usato per la validazione ex ante erano quelli derivati dalle validazioni ex post. Quindi nel dettaglio tecniche culturali, produzioni, costi, prezzi per calcolare i ricavi erano quelle che derivavano da realtà effettivamente messe in opera. Quindi sì, un'operazione di simulazione ma ben ancorata alla realtà siciliana nel caso specifico. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto in termini di sostenibilità totale. Vedete che l'analisi ex post, quindi dell'azienda reale, così come l'analisi ex ante del sistema intermedio e del sistema complesso, davano una sostenibilità totale maggiore del sistema semplificato, quello del decreto ministeriale, sostanzialmente la monosuccessione di frumento con l'introduzione del sovescio di Favino e del maggese estivo come prevede la deroga al DM rotazioni. Ma il modello consente di scendere nel dettaglio e quindi di considerare non solo la sostenibilità totale, ma andare a vedere quella dei tre pilastri, quindi la sostenibilità agroambientale, la sostenibilità sociale e la sostenibilità economica. E questi sono i risultati dell'azienda reale, della ex post. Evidentemente è possibile, anzi questi sono i risultati delle altre tre aziende. E vedete come ad esempio il modello, l'azienda che mette in opera il modello semplificato, quello l'entry level del DM MIPAF per capirci, ha sostanzialmente una sostenibilità agroambientale e sociale simile, ma una minore sostenibilità economica dell'altra azienda. E quella reale. E come le aziende, gli scenari di media complessità e di elevata complessità guadagnino sostenibilità agroambientale e sostenibilità economica. Questo è quello che giustifica una maggiore sostenibilità totale del sistema. Ma il modello consente di scendere ancor più nel dettaglio e prendere, per esempio, in considerazione un'analisi fine della sostenibilità agroambientale, che nel modello è costruita secondo tre subcriteri: la gestione delle risorse naturali, le pratiche culturali e l'attenzione ambientale. Ecco, qui per esempio nell'ambito della gestione delle risorse naturali troviamo queste differenze tra le diverse opzioni che abbiamo preso in considerazione. Più bassa l'azienda reale e il modello semplificato, l'ex ante semplificato, decisamente più alta quella la sostenibilità della gestione delle risorse naturali dei due modelli ex ante, dei due scenari ex ante di media e di elevata complessità. E evidentemente siamo andati a cercare di capire quali fossero le motivazioni. Adesso è difficile presentarvi tutti i risultati e non ve li posso presentare tutti, vi ho portato qui un esempio. Questo indicatore è l'indicatore che fa riferimento, come dire, al criterio dell'erosione e calcola la copertura del suolo durante la rotazione. E come vedete troviamo questa differenza. Una differenza che è ben evidente tra le diverse opzioni. Quest'altro indicatore ci dà il valore del cosiddetto input di carbonio della rotazione, residui culturali, fertilizzanti organici e quant'altro. Questo è un indicatore importante perché poi si traduce nel medio e lungo termine nel contenuto di sostanza organica dei suoli. E vedete qui per esempio che la rotazione, quella del sistema semplificato, ex ante del sistema semplificato, effettivamente presenta un dato di carbon input più alto degli altri. Ecco, questo è un classico esempio di un trade-off per quanto riguarda l'aspetto suolo, un vantaggio e uno svantaggio, e questi aspetti devono essere appunto aggregati e pesati per essere valutati congiuntamente. Andiamo più nel dettaglio. Per esempio la biodiversità, questa qui è la biodiversità di aziende dal punto di vista genetico, di habitat e specifico, e vedete come i quattro
le quattro opzioni si comportano diversamente, in maniera totalmente diversa. Qui per esempio la diversità specifica in questo, nell'ex ante semplificato è molto ridotta, perché evidentemente questa è, si basa tutta su due culture, sostanzialmente il frumento duro, la monosuccessione di frumento duro intervallata solo dal favino, mentre è chiaro che le altre sono più complesse. Un aspetto che abbiamo notato è che, per esempio, per la sostenibilità sociale troviamo un diversissimo contributo all'occupazione, inteso come ore di lavoro per ettaro che sono necessarie per realizzare quei diversi assetti culturali. Quindi un maggior contributo all'occupazione dello scenario medio e dello scenario complesso. E il ragionamento da fare che potremmo essere tentati di fare è che questo può portare ad un aumento dei costi di produzione e quindi una minore performance economica, però poi andando a vedere la sostenibilità economica nel suo complesso ci rendiamo conto che le cose non funzionano esattamente così, perché anche qui entrano diversi aspetti nella valutazione della sostenibilità economica che devono essere presi tutti in considerazione. Ad esempio, quello che vediamo è che queste tre aziende valorizzano per tutti e tre i criteri, ovvero valorizzazione economica, posizionamento sui mercati e vitalità economica, con valori simili, mentre invece c'è il modello semplificato ex ante che ha un basso valore di sostenibilità per quanto riguarda il subpilastro del posizionamento dei mercati. Concludo, perché ho sentito il bip di Massimo cantare e quindi non voglio rubare tempo agli altri. Il nostro modello, il Biodurum Multicriteria Assessment, sicuramente si è rivelato essere adatto alle analisi ex post ed ex ante, si è rivelato essere sufficientemente sensibile per differenziare la risposta dei sistemi in funzione delle tecniche di coltivazione e delle scelte operative, si è dimostrato essere, pur se sensibile, adeguatamente robusto, adatto a non in generale valutazioni aberranti o false risposte, e la raccolta dei dati che servono per far girare il modello, come si dice in gergo, è sicuramente impegnativa, ma comunque sì, abbiamo verificato, possibile, siamo riusciti a far girare il modello in tutte le aziende dove, tra virgolette, siamo atterrati con il progetto. Può essere utilizzato per diversi scopi: valutazione delle performance e supporto alle decisioni da parte di agricoltori e tecnici, analisi di scenari culturali e aziendali, anche qui da parte di tecnici, da parte dei ricercatori, verifica delle normative, per esempio di DM rotazione, oppure degli impatti delle politiche. Ragioniamo per esempio in termini di nuova PAC, dove sembrerebbe che la valutazione degli impatti diventi una approccio rilevante per la messa in opera di queste nuove politiche. Per esempio, ci siamo resi conto che i risultati ottenuti dall'analisi del sistema ex ante, quello che è semplificato ex ante, quello che è possibile grazie alle deroghe del decreto ministeriale, mostrano una minore sostenibilità economica, sociale ed ambientale rispetto agli altri sistemi analizzati. E questo ci ha fatto pensare che probabilmente la richiesta di deroga che a suo tempo era stata avanzata, mi ricordo, da istituzioni locali, regioni, certi gruppi di agricoltori, non è stata probabilmente accompagnata da un'analisi approfondita, da un'analisi di dettaglio, e alla luce dei risultati che noi abbiamo ottenuto con il progetto Biodurum e con questo modello, probabilmente questa decisione dovrebbe essere riconsiderata. Il modello, e qui davvero concludo, può essere liberamente scaricato collegandosi alle pagine di Biodurum della sezione ricerca e sperimentazione del portale del SINAB,
oppure anche alla pagina dei progetti nazionali, la pagina Biodurum sotto progetti nazionali del sito della FIRAB. Qui potete scaricare il software, i due pezzi del software, ma anche tutta una serie di documentazione utile per operare, il manuale, esempi, file, diciamo così, correlati che possono facilitare l'utilizzo del modello. Vi ringrazio dell'attenzione e scusate se ho rubato qualche minuto al relatore che mi segue. Grazie, grazie Stefano. Naturalmente le domande, i commenti possono essere già anticipati in chat e possono essere fatti durante il dibattito conclusivo. Ci possono essere delle domande per approfondire, comprendere, cercare di conoscere meglio quanto i relatori hanno presentato nelle loro, nelle loro relazioni. Grazie. Proseguiamo e andiamo verso l'analisi economica e le implicazioni che questo può comportare. Pasquale Nino è del CREA Politiche e Bioeconomie e durante questi anni di progetto hanno lavorato su questi aspetti e ci presenta una relazione sull'analisi economica delle aziende nelle regioni meridionali, in particolare l'areale Apulo-Lucano e quello siciliano nel quale è stato condotta il progetto e le possibili implicazioni della riforma PAC sul settore biologico. A te Pasquale la parola. Mi confermate che si vede tutto? Mi sentite? Ti sentiamo? Sì, ti vedo. Vedo le slide. Okay. Perfetto. Ok, un attimo che torno indietro. Ok, sì, grazie Massimo, grazie a tutti, buon pomeriggio. E, oddio, scusate, mi si muove tutto. Ok, sì, quindi come abbiamo visto il progetto si è sviluppato su tutta una serie di aziende campione, però per dare, diciamo, una panoramica e una scala territoriale più ampia, quale quella regionale, abbiamo analizzato i dati contenuti nel database della rete di informazione contabile agricola, che è la RICA, per le tre regioni di interesse del progetto, i tre areali, Basilicata, Puglia e Sicilia. Il campione di aziende biologiche, abbiamo selezionato il campione per 5 anni, è stato poi confrontato con il campione di aziende convenzionali, al fine di misurare la differenza tra le prestazioni dei due sistemi di coltivazione sulla base di alcuni indici di tipo tecnico-economico. In particolare gli indici utilizzati sono stati la resa, il prezzo, la produzione lorda totale, quindi produzione lorda vendibile più produzione reimpiegata e trasformata, la produzione lorda vendibile, i costi specifici imputabili alla coltivazione del grano duro, quindi le spese per l'acquisto di concimi, mezzi di difesa, sementi, assicurazioni, certificazioni e reimpieghi, e il margine lordo che rappresenta un valore della redditività delle attività produttive aziendali e che ha ottenuto quale differenza tra la produzione lorda totale e i costi specifici. In questa prima mappa, diciamo, presento una panoramica generale dell'andamento degli indici delle tre regioni di interesse come valore medio tra gli anni selezionati, 2014-2018. Diciamo, al primo sguardo si vede che c'è una riduzione delle rese da parte delle aziende bio rispetto alle convenzionali, con invece un prezzo maggiore, una produzione lorda vendibile più o meno stabile, mentre una riduzione dei costi e un incremento del margine lordo, sempre del bio, rispetto al convenzionale. Questi indici sono stati diciamo, raggruppati e classificati in una scala da 1 a 15, che corrisponde da 1 a 5, scusate, che corrisponde a una variazione di più o meno 100% rispetto al valore di riferimento, che è quello delle aziende non certificate, in cui appunto il valore, diciamo, 3 rappresenta lo 0,
qui non c'è nessuna variazione tra l'indice considerato e il valore di riferimento. Uno rappresenta valori inferiori o uguali al 100%, in cui l'indice ha una prestazione negativa rispetto al riferimento, mentre il 5 rappresenta valori maggiori o uguali al 100%, in cui l'indice ha una prestazione positiva rispetto al valore di riferimento. Questi dati sono quindi stati aggregati in una serie di grafici radar, in cui la linea tratteggiata rappresenta il valore di riferimento. Diciamo, dall'analisi di questi dati aggregati si evince che, appunto, come notavamo, i prezzi all'origine del grano duro biologico sono maggiori, mentre le rese ad ettaro risultano essere più bassi, minori. L'incidenza dei costi risulta mediamente inferiore e questo determina naturalmente un incremento del margine lordo. E questi che abbiamo considerato sono, diciamo, soltanto dati medi, riferiti a una media di 5 anni, mentre analizzando poi i dati all'interno del database si vede che c'è una differenziazione all'interno delle aziende molto marcata, per cui abbiamo approfondito l'analisi considerando i dati delle singole aziende presenti nel campione della riga. E ad esempio, nelle figure seguenti vi presento delle variazioni di come questi indici varino all'interno delle fasce altimetriche. Per esempio, prendiamo la regione Basilicata, in cui, come diciamo, le rese sono più basse, non molto più basse. Ma quello che è da notare è che le rese convenzionali, oltre ad essere più alte, sono anche molto più omogenee, scusate, soprattutto le rese convenzionali sono molto più omogenee, infatti si vede soprattutto nella fascia collinare lo scostamento rispetto alla media è molto minore rispetto a quello delle aziende bio. Io ho fatto un errore di caso. Invece per la regione Sicilia abbiamo considerato il valore del prezzo, che i prezzi bio in questo caso invece sono molto meno standardizzati rispetto a quello dei cereali non certificati, del grano duro non certificato, in quanto questi risentono molto più dell'andamento dei mercati globali, mentre il bio può spuntare prezzi diversi a seconda delle contrattazioni che avvengono anche a livello locale. Per quanto riguarda i costi specifici e i margini lordi, la variabilità è enorme in tutti e due i sistemi di coltivazione, in quanto sono influenzati da tutta una serie di valori e di variabili, quali appunto i costi dei concimi, dei diserbanti, delle sementi, eccetera. Per quanto riguarda invece la seconda parte, quella relativa alle possibili implicazioni della riforma PAC sul settore biologico, sicuramente è di fondamentale importanza la comunicazione della Commissione europea sul Green Deal, che definisce le iniziative strategiche della Commissione per affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente. Come già citato da Stefano, prima un elemento fondamentale del Green Deal, insieme alla strategia sulla biodiversità, è rappresentata dalla strategia dal produttore al consumatore, che prevede una serie di obiettivi molto ambiziosi, tra cui l'incremento dell'agricoltura biologica a livello europeo del 25% del totale dei terreni entro il 2030, così come la riduzione del 50% dell'uso di pesticidi chimici e dei pesticidi più pericolosi, la riduzione del 50% delle perdite di nutrienti e del 20% dell'uso di fertilizzanti, la riduzione del 50% delle vendite di sostanze antimicrobiche, in cui e poi appunto l'incremento dell'agricoltura biologica del 25%. Quindi sicuramente il documento sul Green Deal rappresenta una importante opportunità per lo sviluppo dell'agricoltura biologica del nostro paese, in cui, come già sottolineato, sicuramente il grano duro ci colloca alla base di filiere che sono molto importanti per il nostro Made in Italy, come ad esempio la pasta e i prodotti da forno.
quindi diciamo, utilizzando il Green Deal e gli altri strumenti di politica che esistono o di prossima approvazione, tra i quali appunto fondamentale sarà lo sviluppo dei piani strategici nazionali della PAC, che dovrebbero in qualche modo recepire questo livello di ambizione del documento del Green Deal, il citato piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico, l'entrata in vigore del nuovo regolamento sul biologico previsto per il 1 gennaio 2021 e l'approvazione del disegno di legge sul biologico che riconosce a questo settore un'importanza fondamentale per il nostro paese. Ulteriori, diciamo, elementi che potrebbero favorire lo sviluppo del biologico sono innanzitutto la possibilità di produrre l'evidenza dei benefici agroambientali, economici e sociali, come sottolineato da Stefano, derivanti dall'agricoltura biologica attraverso lo strumento sviluppato nel progetto, che in un futuro potrebbe essere ulteriormente, che potrebbe essere, diciamo, potrebbe essere alimentato dall'evoluzione della riga, della cosiddetta rete di informazioni sulla sostenibilità ambientale, che amplia il campo di applicazione dell'attuale riga, che è, diciamo, soprattutto orientato alla rilevazione di indicatori di tipo tecnico-economico, alla rilevazione di indicatori di sostenibilità, proprio rispetto ai tre pilastri, ambientale, economico e sociale. E questo, cioè, questa trasformazione della rete è stata proposta proprio da un documento di lavoro della Commissione e all'interno delle analisi delle relazioni tra la riforma della PAC e il Green Deal. Quindi viene proprio riconosciuta la necessità di fornire indicatori di sostenibilità aziendale all'interno di una rete strutturata qual è quella della riga. Ulteriori misure possono essere quella di stabilire, come fanno già alcune regioni, delle priorità di accesso alle aziende bio, ad altre misure di sviluppo rurale, soprattutto quelle sugli investimenti o sull'adesione a marchi di qualità, attribuendo un punteggio più elevato oppure prevedendo una maggiorazione dell'aliquota di sostegno, favorendo, come abbiamo visto, la sperimentazione a lungo termine non solo per il grano duro ma anche sulle varietà di leguminosa da inserire nelle rotazioni che abbiamo studiato all'interno del progetto, che siano idonee a garantire una produttività soddisfacente dal punto di vista economico per gli agricoltori in ambienti di coltivazioni caldoaridi in assenza di irrigazione, come appunto quelli degli areali di interesse. E infine, come sottolineava Luca, promuovere un coinvolgimento equo-attivo di tutti gli attori della filiera, anche e soprattutto nella progettazione e sviluppo delle attività di ricerca. E non solo di ricerca, ma secondo me anche di formazione, al fine di formazione per sfruttare appieno le esperienze maturate da gli agricoltori in anni e anni di attività all'interno del comparto biologico, al fine poi quindi di realizzare la piena attuazione del cosiddetto approccio multiattore, l'Agricultural Knowledge Information System, che è uno dei driver, che comunque degli elementi importanti che la nuova PAC tende a stimolare. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Pasquale. Grazie Pasquale. Come potete vedere, appunto il progetto ha abbracciato tantissimi campi, dalla ricerca appunto sul campo, agli strumenti informatici di valutazione della sostenibilità, alle ricerche di tipo economico con possibili input e suggerimenti e output e suggerimenti ai decisori istituzionali per quello che può essere la politica economica. Prima vedo che già in chat ci sono alcune domande, ringrazio la dottoressa Cafiero che già ha risposto ad alcune, possiamo poi riprendere nell'ambito del dibattito. Prima di cominciare il dibattito ho il piacere di dare la parola a Corrado Lamoglie del CREA, dell'amministrazione centrale, in particolare dell'ufficio proprio di trasferimento tecnologico, che ci propone un nuovo strumento messo a punto dal CREA e ci riferisce su un'opportunità per tutto il sistema.
A te, Corrado, la parola. Grazie Massimo, spero che mi sentiate e vediate soprattutto la presentazione. Vedo anche le slide, perfetto. Perfetto. Grazie Massimo, ringrazio te ovviamente, il centro di ricerca e il professor Perchioni per questa piccola invasione di campo in un momento anche grazie abbastanza tardi. Grazie a tutti veramente. Allora, io ho sentito con molta attenzione tutti gli interventi e ovviamente sono tutti interessanti ed è il pane quotidiano di un ufficio di trasferimento tecnologico, quello di sentire che sono state create conoscenze e soprattutto di sentire le tre famose parole chiave che devono accompagnare un processo di trasferimento tecnologico, ovvero la partecipazione, la condivisione, ma anche ho sentito parlare di regole. Ecco, sono i tre elementi che in un processo di trasferimento tecnologico, ovvero in quel processo che consente di passare una conoscenza da un produttore di conoscenza, nel nostro caso dell'ente di ricerca, alle imprese, agli attori, agli stakeholders, a tutti gli attori diciamo, del sistema agroalimentare e industriale che conosciamo, sono proprio quelle regole che consentono anche di condividere strumenti e momenti di partecipazione attiva anche a costruire insieme un percorso di trasferimento tecnologico. Ecco, questa è la definizione del trasferimento, gli attori sono quelli che ho riportato in basso in questa slide. Come ufficio trasferimento tecnologico che rappresenta un po' l'intermediario, il vettore che consente questo passaggio di conoscenze da un estremo a un altro, non è soltanto una specificità, una prerogativa del CREA, ma lo è di tutti gli enti di ricerca e delle università italiane. Ecco, diciamo questo soggetto che consente appunto di creare un momento, gli strumenti, un po' la cassetta degli attrezzi che facilita questo passaggio stesso. Noi ne abbiamo creati nel tempo diversi di questi strumenti, molti li conoscono, vogliamo lanciare un ultimo strumento che abbiamo realizzato da poco, che abbiamo battezzato Spazio Imprese e su cui ritornerò successivamente. Il trasferimento tecnologico, se si realizza quel passaggio di conoscenze, dobbiamo anche, vi fornisco un piccolo quadro di sintesi su quelle che sono le conoscenze e le innovazioni prodotte dal nostro ente, dal CREA in particolare, quindi, che vanno dalle varietà vegetali nella loro configurazione di privative oppure di varietà iscritte ai registri, ma anche di brevetti industriali. Oggi ne avete visto anche qualcuno durante le presentazioni dei colleghi, ma anche un'ampia gamma di risultati che non sono codificati o tutelati con diritti di proprietà industriale e poi la messa a disposizione, come avete visto, di risorse genetiche che consentono di essere valorizzate e messe a disposizione per l'attività di ricerca, quindi per produrre altre nuove conoscenze. Ma passiamo allo strumento di cui vi parlavo prima, lo spazio impresa. Stiamo realizzandolo, oggi lo avviamo con questo nostro intervento, stiamo creando una sezione dedicata di trasferimento tecnologico sul sito web dell'ente che contenga appunto questo ulteriore contenitore che a sua volta poi, come vedremo, vi fornirà la possibilità di accedere a numerose informazioni e vi dà anche un po' quelle che sono le regole di ingaggio che in genere un'impresa che si trova a cospetto di un risultato prodotto da un ente sa che deve seguire per poter appunto arrivare a poter utilizzare quella determinata innovazione. Ecco, lo spazio impresa è questo, un momento di condivisione e di partecipazione, ma soprattutto di un patto che si genera tra l'ente di ricerca e un attore per poter lavorare insieme e condividere, come dicevamo prima, tra le tre parole chiave, questo sistema di conoscenze. In questo spazio impresa noi mettiamo a disposizione una serie di documenti, ma mettiamo a disposizione anche gli avvisi pubblici che l'ente realizza periodicamente per mettere a valore l'innovazione, cioè per consentire alle imprese di settore di accedere alle conoscenze dell'ente per poterle poi diffondere e svilupparle anche da un punto di vista poi commerciale successivo. Questo spazio imprese ovviamente consente anche di prendere visione di diversi elementi che io sto passando rapidamente in rassegna. Questo è il caso per esempio degli avvisi per la valorizzazione della nostra proprietà intellettuale intesa
come varietà, brevetti, privative o anche materiali genetici che non sono ancora varietà né privative, ma sono, come abbiamo visto, anche in fase di selezione avanzata o in fase precompetitiva e già accessibili da parte delle imprese per poterle sviluppare, per esempio, congiuntamente anche con l'ente. Ecco, poterne conoscere l'esistenza, le regole per poterle visionare, le regole per poter accedere a queste conoscenze, credo che sia un utile contributo che oggi potete prendere atto che esiste e che ovviamente mettiamo a vostra completa disposizione, come per esempio anche il catalogo della proprietà intellettuale, dove trovate in maniera sintetica descritte alcune innovazioni. Questo è relativo a un aggiornamento che abbiamo fatto proprio nel 2019, dove trovate diverse sezioni dedicate in maniera divulgativa alla presentazione delle nostre innovazioni e dei nostri risultati. In questo caso sono tre schede di una novità vegetale protetta da privativa, da un brevetto industriale e di una varietà iscritta al registro nazionale varietale, in questo caso proprio un esempio di frumento duro che risulta anche adatto e idoneo ai sistemi di agricoltura biologica. Ma lo spazio imprese offre anche di più, no? Abbiamo visto soltanto alcuni esempi, ma la possibilità di condividere insieme alle imprese tutti gli altri risultati che abbiamo visto all'inizio, capire quali di queste innovazioni, di questi risultati sono accessibili, capire con quali regole è possibile accedervi, sapere che ci sono degli eventi di presentazione organizzati come questo di oggi dal centro di ricerca e poter usufruire anche di tutti gli archivi che noi abbiamo a disposizione dove vengono catalogate tutte queste innovazioni, oltre a partecipare a dei momenti di e-learning e anche di condivisione e partecipazione a comunità di pratiche, sono appunto gli elementi che noi vorremmo condividere con tutte le imprese che, aderendo a questo spazio impresa attraverso una carta, un patto, ecco, una carta di adesione per partecipare a questa nostra condivisione, mettiamo a disposizione delle imprese un'adesione che può essere firmata attraverso un form che trovate anche sul sito che all'inizio ho rappresentato e sul quale appunto possiamo gettare le basi per poter dialogare da qui in futuro. Già ci sono diverse imprese che hanno aderito dall'ambito forestale all'ambito orticolo e all'ambito anche cerealicolo. Vi chiediamo ovviamente di prendere atto che esiste questa ulteriore possibilità e strumento e ovviamente in questo strumento e con questa possibilità, torno un momento indietro, esiste sì questo sito SINAB che ovviamente è il punto focale per tutta l'agricoltura biologica, esistono anche altre opzioni che possono accompagnare questo elemento di conoscenza che gli stessi enti di ricerca mettono a disposizione appunto di tutti gli stakeholder. Come accedere anche alle conoscenze? Questa è una piccola parentesi che apro e che troviamo poi nelle regole di ingaggio di questa carta delle imprese, perché la carta delle imprese non solo definisce i principi, gli scopi, ma oltre a mettere in risalto cosa garantisce il CREA attraverso questo spazio, dice anche cosa mette a disposizione il CREA, ma crea anche le basi perché l'azienda stessa, l'impresa possa appunto impegnarsi poi aderendo a promuovere queste regole, a promuovere tutti i risultati e le conoscenze che vengono prodotte dall'ente. Una piccola parentesi soltanto alle possibilità di interazione con le imprese che vengono dati dagli strumenti di trasferimento tecnologico, che sono le attività di ricerca collaborativa e commissionata. Si possono sviluppare degli accordi di gestione congiunto appunto quando ci troviamo di fronte a un materiale genetico ancora in fase avanzata di selezione, ma si possono stipulare anche accordi di trasferimento di know-how, oltre ovviamente a licenze vere e proprie di utilizzo delle innovazioni CREA. Ecco, scusatemi questa invasione di campo, ma era un momento opportuno questo per dire che gli strumenti ci sono di condivisione, speriamo che tutti i risultati che oggi ho ascoltato possano essere anche, oltre a essere patrimonio comune, perché così prevede questo progetto e così prevede giustamente la linea di indirizzo che il Ministero ha dato su tutti i progetti sviluppati dall'ente di ricerca pubblico,
Ecco, questa è un'ulteriore forma di partecipazione che mettiamo a disposizione di tutte le imprese. E per questo io vi ringrazio. Buonasera. Grazie Corrado, grazie non della tua intrusione, ma del tuo contributo prezioso che permette di continuare il rapporto con le imprese e di rendere la ricerca del CREA e di tutti gli enti di ricerca coinvolti sempre più a contatto con la realtà. Vedo in particolare già nella chat qualcosa che si muove, per esempio la dottoressa Avanzini, che appunto lavora nello staff di Corrado La Moglie, ha già caricato gli allegati che sono la carta e il form di cui ci ha parlato Corrado La Moglie poc'anzi. Ho visto che c'è qualche domanda già scritta in chat, per esempio Nicola Mascese domandava qualcosa sulle deroghe che riguardano le rotazioni in regime biologico e la dottoressa Cafiero ha già risposto che è competenza delle regioni. Non so se ci sono altre domande o se si vuole intervenire approfondendo questo argomento. Come pure notavo che la dottoressa Anna Giulini, che ringrazio, grazie Anna, ha già scritto in chat a proposito delle prove registro per l'iscrizione di nuove varietà, che per il Triticum Turanicum ci sono previste delle prove specifiche, anzi Anna l'abbiamo già seminata l'altro giorno, però in convenzionale, ci sono delle prove specifiche per quanto riguarda il regime biologico. C'è qualcuno che si prenota per parlare? Sì, si può scrivere in chat, dopodiché il regista aprirà, cioè Rossano Clementi, aprirà il microfono di chiede di parlare. Gianfranco Venora, Rossano, puoi attivare il microfono? Non sento, non vedo. Dovrebbe poter parlare. Gianfranco, puoi attivare il microfono? Sì, solo il microfono, perché non sono proprio... Tranquillo. Non sono vestito, diciamo... Sono vestito da convegno fatto a casa. Possiamo fare a meno. Buonasera a tutti, grazie a tutti dell'invito, a Fabiola in particolare. E sono stato molto contento e molto attratto dall'evento e veramente è stato piacevolissimo, complimenti a tutti, anche questa è una bella esperienza per noi, diciamo, relegati a casa, visto che siamo categoria a rischio oramai per il Covid. Detto questo, una domanda. Adesso non ricordo il cognome, per chi ha fatto la valutazione di sostenibilità. Stefano Cannari. Benissimo. Credo di aver capito, se ho capito, che sono stati inseriti nel modello i dati di una sola impresa. Non è un po' poco, diciamo, perché il sistema possa essere utilizzato su ampia scala? Ecco, questa è la mia domanda. Poi invece un commento alla presentazione di Pasquale De Vita, anche se non è solo lui, ma è appunto, diciamo, rappresentava tanti lavori che ho percepito abbastanza bene. Prima di tutto complimenti, bellissima presentazione, molto anche facile da seguire. Detto questo, per quanto riguarda la mia esperienza personale, noi non abbiamo avuto mai molti allettamenti nei frumenti, chiamiamoli antichi o cosa, almeno a Santo Pietro, dove abbiamo sempre operato. È chiaro che va da sé che l'input di azoto sono sempre stati molto bassi, ovviamente, e quindi questo, diciamo, ce lo ha sempre consentito. Ed è anche da tenere in considerazione che Santo Pietro è poco argilloso e quindi, diciamo, fortemente drenante, questo è. Però voglio dire, non è stato mai un problema.
Un'altra considerazione, anche in virtù degli esperimenti fatti con le micorrize, ci sono alcuni lavori pubblicati da alcuni colleghi di Palermo che hanno dimostrato che le varietà antiche hanno una migliore efficienza nella traslocazione dell'azoto e quindi nella produzione a parità di input di azoto un maggior quantità di proteine. Grazie a tutti dell'attenzione e grazie a te Massimo dell'invito. Grazie Gianfranco, sulla prima parte provo a dire una parola io. Gianfranco, già direttore, per chi non lo conoscesse, Gianfranco Melora, già direttore della stazione sperimentale consorziale per la granicoltura di Caltagirone. Sulla prima parte ti dico che sì, i terreni di Santo Pietro vicino Caltagirone li conosco bene e lì appunto difficilmente qualcosa alletta, ma anche in Sicilia dove c'è una grande siccità, anche a Libertinia vicino a Catenanuova, che è uno dei posti più siccitosi e caldi, anzi il posto più siccitoso e caldo d'Europa, grani siciliani allettano, e lo so perché già all'inizio della mia carriera mi dovevo tuffare in mezzo per cercare di raccoglierli con la mia titrebbia per le prove sperimentali che facevamo già negli anni 80. Le vecchie popolazioni hanno questo difetto, pur se in certi casi può essere considerato un pregio per la produzione di paglia, come avveniva in passato. Su questo do la parola a Pasquale per il proseguio, Pasquale De Vita per il proseguio della risposta e poi a Stefano per quanto riguarda la domanda rivolta a lui. Pasquale De Vita, puoi attivare tu il microfono. Grazie, mi sentite? Sì. Mi sentite bene, grazie. Approfitto per salutare Gianfranco. Dunque il discorso dell'allettamento dipende molto dai contesti ambientali. Nell'Alta Murgia Barese problemi di allettamento per le cultivar antiche non ce n'è. L'altezza media delle piante è 20-30 cm, diciamo, inferiore alla media, proprio perché lì lo strato attivo di terreno è molto limitato e quindi problemi di allettamento non ce ne sono. Nella parte più, diciamo, che riguarda zone più fertili, anche in contesto biologico, soprattutto negli anni in cui le precipitazioni si concentrano nell'ultima parte del ciclo culturale, come è spesso successo negli ultimi due o tre anni, diciamo, i problemi di allettamento purtroppo si verificano, anche se non sono così forti come nel convenzionale, ma ci sono. Anche perché noi lo sottolineiamo sempre, gli agricoltori dovrebbero ridurre la quantità di seme quando coltivano varietà antiche, normalmente invece adottano la stessa dose di seme, e questo chiaramente facilita le condizioni di allettamento. Per quanto riguarda le associazioni con i funghi micorrizici, dunque la domanda era che nelle varietà antiche, ma noi nella valutazione che abbiamo fatto, dove erano comprese anche accessioni di farro di cocco e di farri selvatici, varietà, insomma, alcune varietà antiche, obsolete, eccetera, non abbiamo visto una netta correlazione con l'evoluzione dei materiali genetici. Non abbiamo visto, probabilmente, almeno nel lavoro che abbiamo fatto noi, non c'è questa evidenza molto forte su questo disco, però fermo restando che c'è una specificità, quindi è possibile che tra i materiali antichi ce ne siano alcune molto più con un'attitudine maggiore a stabilire simbiosi con funghi micorrizici oppure a interazioni con batteri promotori della crescita, per esempio, anche qui sono prodotti che si trovano largamente in commercio, e così come tra le varietà moderne, non rispondono tutti allo stesso modo e le variazioni sono molto, molto ampie, quindi andrebbero valutati caso per caso. Non è facile, anche perché a livello commerciale non viene mai dichiarata la presenza e la composizione precisa del formulato commerciale in termini di specie, quindi bisognerebbe organizzare, diciamo, capire un po' meglio, diciamo, anche con quale specie stiamo facendo i confronti. Approfitto, visto in chat una domanda di Alessandro Infantino, approfitto così e lascio la parola a Stefano, circa quali sono state la situazione fitopatologica, cioè le patologie che hanno interessato prevalentemente le prove che abbiamo realizzato nell'ambito di Biodurum. E allora Alessandro, senza dubbio le malattie trasmesse da seme, abbiamo avuto grossi problemi di carie e quindi diciamo che in questi sistemi è un problemone, perché chiaramente la produzione non è utilizzabile. Prego.
Grazie. Prima di passare la parola a Stefano, a questo punto, scusa, anche per cercare di mettere un po' d'ordine fra le domande, vedo collegato con una domanda il caro Filippo Bassi, ricercatore dell'ICARDA, cioè l'International Center, lo dico in italiano, il centro di ricerca internazionale per la ricerca in aree siccitose, che non so se ci scrive dal Libano o dal Marocco, perché è il centro di ricerca che opera in tutto il bacino del Mediterraneo, in particolare nell'area del Nord Africa e dell'West Asia, dell'Asia occidentale, che chiede a proposito del grano duro in biologico, scrive: c'è una grande paura a livello internazionale per quanto riguarda la ruggine nera. In effetti, quando è venuto in Sicilia, abbiamo girato un po' di campi e abbiamo notato e continuiamo a notare una grande, una rinnovata, come dire, una nuova presenza di ruggine nera, che in 35 anni di carriera non avevo mai visto così violenta in Sicilia. Quindi una malattia che attacca la parte epigea, la parte aerea della pianta, soprattutto nella fase di maturazione, quindi in maniera molto pericolosa, perché distrugge quasi o diminuisce notevolmente la produzione e soprattutto la qualità della produzione. E devo dire che ci sono parecchi genotipi attaccati sia fra le varietà moderne, ma soprattutto fra le vecchie popolazioni. In particolare l'abbiamo notata su Maiorca, che è una popolazione, come sapete, di grano tenero, che veniva coltivata tanti anni fa, che, come ricorderà Carla La Placa, era attaccatissima dalla ruggine nera con gravi danni. Quindi questa è una questione molto importante da sottolineare, quella dell'incidenza delle malattie in regime biologico soprattutto, che aumenta ancora di più la necessità di un miglioramento genetico per avere delle resistenze genetiche a questi attacchi. E dall'altro canto bisogna tener conto che la reintroduzione di vecchi genotipi che non sono stati migliorati in tal senso può comportare anche problemi in questo senso, soprattutto dove è impossibile fare dei trattamenti con anticrittogamici. Per quanto riguarda la domanda di Venora a Stefano Canali su un'azienda o più aziende, Stefano, dici? Sì, grazie. Abbiamo testato e validato il modello in più aziende, abbiamo collaborato con tutti gli agricoltori che avevamo coinvolto nel progetto Biodurm, questo sia nell'areale Appio Lucano che sia nell'areale siciliano. Credo in totale abbiamo fatto correre il modello in credo almeno 6, forse 7 aziende e su queste le abbiamo quindi validate, con l'attenzione di considerare queste aziende anche in base alla loro rappresentatività rispetto ai contesti operativi specifici dell'areale Lucano siciliano. Oltre a questo, come dicevo, abbiamo svolto una serie di valutazioni di scenari e nel complesso tutti questi dati sono stati utili per validare il modello. Ora, chiaramente tutto questo è quanto è stato possibile fare nel contesto del progetto Biodurm. La nostra ambizione è quella di diffondere l'utilizzo del modello e di allargare questo campione, perché pensiamo che strumenti come Biodurm, simili a come è impostato Biodurm MCA, possono effettivamente diventare degli strumenti di grande utilità nelle fasi di controllo della gestione del sistema in bio e anche di valutazione degli impatti della PAC. E quella la grande scommessa. Tutti i nostri concorrenti, intendo gli altri paesi membri dell'Unione, con diverse strategie, per certi versi anche un po' come una piccola gara, no? Con la stessa cosa con cui sta avvenendo per il vaccino del Covid, stanno cercando di mettere a punto dei loro propri sistemi di valutazione degli impatti delle politiche agricole, proprio per proporli a un contesto internazionale e con l'ambizione che queste vengano adottate. Ecco, un po', se volete, l'orizzonte di riferimento di questo tipo di strumenti e di software è proprio questo. Grazie Stefano, la discussione su questo
l'avanzamento delle ricerche è ancora in corso, sono naturalmente work in progress, perché anche 6-7 aziende sono d'accordo, e anche fra di noi c'è un dibattito aperto su queste cose, consci che gli strumenti e la ricerca fatta è preziosissima, lo strumento e gli strumenti sono preziosi, ma vanno ancora implementati e messi a punto, e che io mi rendo conto che 6-7 aziende sono ancora pochine, ma soprattutto, lo dico, anche la dimensione degli appezzamenti su cui è stata fatta la valutazione, cioè fare la valutazione su un appezzamento di un ettaro non è come farla su aziende di decine, centinaia di ettari, che sono quelle cerealicole soprattutto nella zona della pugliesi o siciliane, aziende che appunto per avere una redditività accettabile per colture estensive come il frumento, si sa che devono avere estensioni grandi. Quindi quando si considera il pomodoro come una delle possibili alternative nelle aree interne della Sicilia, la vedo un po' difficile. E l'altra parte, la ricerca partecipata e il coinvolgimento degli attori deve tener conto, per esempio tutte le associazioni degli agricoltori che ho visto presenti a un tavolo ministeriale sul dibattito sugli avvicendamenti e le rotazioni non erano molto convinte della possibilità e della sostenibilità economica di rotazioni troppo lunghe, soprattutto dove non ci sono alternative economicamente valide. Detto ciò, naturalmente la ricerca, la sperimentazione dentro le aziende, dentro i centri di ricerca, mirano sempre più a una maggiore diversificazione che comprende sia gli avvicendamenti nel tempo che le rotazioni nello spazio. E su questo non c'è dubbio, ma facendo i conti con quello che sono le dimensioni aziendali e le possibili colture alternative al frumento. C'era un Nicola Pecchioni che chiedeva di intervenire, non so se c'è ancora Anna Giulini collegata, perché voleva fare una domanda ad Anna. Nicola? Sì, riguardo, diciamo, una curiosità. Dice, se voi avete da registrare del tuo Uranicum, diciamo, un percorso di certificazione, diciamo, di registrazione per il biologico, c'è. Questo è in programma anche per altro, oppure insomma, qual è la vostra intenzione in questa problematica sollevata da Pasquale, del vostro centro? Anna Giulini è del centro di difesa e certificazione, che comprende anche l'ex ENSE, quindi l'ente responsabile, o il centro di ricerca oggi del CREA responsabile della certificazione delle sementi e della selezione delle sementi. Puoi parlare, Anna, se sì. Rossano ti abilita. Perfetto. L'ha abilitato, grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, il protocollo tecnico del Turanicum è appena stato pubblicato, forse l'anno scorso, e sono stati proprio dei costitutori, dei breeder che hanno chiesto che si creasse questo registro volontario per le nuove varietà di Turanicum. E quindi, pensando che molto della cultura fosse in biologico, abbiamo pensato di permettere al costitutore di scegliere un indirizzo biologico. I vari protocolli vengono rinnovati ogni tot anni, in realtà però questa è una scelta del Ministero, e comunque nel momento in cui si riprenderà in mano il protocollo tecnico per l'iscrizione di nuove varietà di frumento duro, si prenderà sicuramente in considerazione questo aspetto. È comunque il Ministero e il reparto che si occupa di sementi ascolta molto anche gli input da parte dei breeder, dei costitutori. Voi appunto come CREA-C siete costitutori, quindi si tiene conto appunto di quello che si sta modificando nel mercato italiano. E infatti anche la possibilità di utilizzare la problematica anche legata al frumento duro, la possibilità di utilizzarlo come per la produzione di pane, non solo attualmente viene valutata le sue caratteristiche per la produzione di pasta, e spesso alcune varietà non vengono prese in considerazione. Sì, è qualcosa che è presente, ne abbiamo discusso, le tempistiche le decide un po' il Ministero, però se ne parla, insomma. Grazie.
Grazie, grazie Anna, assolutamente sì, perché la questione della qualità del grano necessario per l'iscrizione di nuove varietà è una questione aperta. Anni fa è stato stabilito questo indice globale di qualità che tiene conto soprattutto del contenuto di proteine, della qualità delle proteine come indice di glutine, quindi come forza del glutine, come peso ettolitrico, e quindi sono tutti parametri che tengono conto dell'utilizzo del grano duro in pastificazione, come nel mondo normalmente avviene, ma qui molti siamo siciliani, pugliesi o dell'Italia meridionale, sappiamo bene che il grano duro noi lo utilizziamo moltissimo, e la semola lo utilizziamo moltissimo per la produzione di pane. Quindi ci potrebbero essere, ci sono fra l'altro, come stiamo dimostrando con alcune nuove varietà che stiamo costituendo specifiche per la panificazione, delle varietà che sono ottime per la produzione di pane, ma non hanno i requisiti necessari per la iscrizione, perché magari hanno un glutine meno tenace, più debole, e sono poco adatti alla pastificazione. Accanto a questi si inseriscono i cosiddetti grani antichi, cioè le vecchie popolazioni, che essendo state selezionate da un miglioramento genetico, anche quello espletato dall'uomo con i metodi disponibili allora per i metodi di allora, non avevano le caratteristiche che sono state poi richieste dalle industrie pastarie, quindi la maggior parte sono caratterizzate da un glutine debole, alcune di scarsa qualità, perché non si può fare di ogni erba un fascio, altre di buona qualità per la panificazione, tant'è che vengono molto utilizzate, soprattutto in Sicilia, per tanti pani tradizionali o pani caratteristici. E vedo qualche altra cosa in chat. Il Perciasacchi è un turanico, va benissimo per la panificazione, ed è scritto come cultivar da conservazione. Alfio Spina, grazie Alfio. Certo, il Perciasacchi, che assume anche altri nomi, fra l'altro visto ieri, ha dei semi enormi, più del Camut, un peso 1000 semi di 66 grammi e qualcosa di strabiliante, ed è una vecchia popolazione siciliana. Non vedo altri, abbiamo fatto le 6:15 mentre ci riproponevamo di chiudere alle 5:30, ma credo che 13-14 minuti di ritardo vanno pure bene. Vedo ancora collegati tanti partecipanti. E io voglio ringraziare innanzitutto i relatori, la dottoressa Cafiero, il professor Pecchioni e tutti i relatori che hanno contribuito, ma soprattutto tutti i partecipanti al convegno, e inoltre i coloro che hanno reso possibile questo momento, quindi anche quelli del comitato organizzatore come Fabiola Sciacca, Nino Virzì, Rossano Clementi che ci segue da un punto di vista tecnico, e Daniela Pacifico che ha curato l'inserimento sul sito del CREA delle notizie sul progetto. L'attività del progetto, come abbiamo visto questo pomeriggio, ha mostrato tanti progressi della ricerca e tante criticità, quindi è possibile ancora continuare a lavorare sviluppando iniziative, condividendo le attività con tutti gli attori della filiera come è stato fatto. Vi ricordo che maggiori informazioni potete trovarli sui siti che abbiamo segnalato, che sono quelli del SINAB, quello del CREA e quello della FIRAB, dove se cliccando su Google Biodurum troverete maggiori informazioni. Tanto si è fatto, tanto però resta ancora da fare, speriamo quindi di poter continuare, ci auguriamo che la ricerca possa andare avanti, grazie al Ministero che ha finanziato, al Ministero dell'Agricoltura e all'Ufficio di Agricoltura Biologica diretto dalla dottoressa Cafiero, che ha finanziato questo progetto, e speriamo che tanti altri possano venire e proseguire questo lavoro. Grazie ancora e arrivederci presto, speriamo di presenza e speriamo comunque numerosi e da ogni parte, in ogni parte d'Italia. Un abbraccio a tutti e buona serata. Saluti.